in diretta che ci vengono proposte dal nostro regista Nazareno Balani, già oltrepassato il primo Gran Premio della Montagna di Forcella Staulanza. È in corso una fuga con 16 uomini, vi elenchiamo chi sono: Astar Loa, spagnolo della Saeco, poi Mason, suo compagno di squadra, quindi i tre dell'Alessio. Attenzione a questa squadra che ha nelle proprie fila degli atleti molto forti, da Cauchioli a Pellizzotti. I tre dell'Alessio in fuga sono Bertolini, De Paoli e Moreni. Poi l'ucraino Duma della Panaria e il colombiano Marin della... Selle Italia. I due della Kelme, gli spagnoli Leon Mané e Julia Segarra. I due della Lampre, Cadlez e Barbero. Un altro ucraino, Bileka. Poi il belga Marischal, che era stato all'attacco anche nella tappa di ieri. Il campione d'Italia Nardello. Il tedesco Grabsch della Phonak. L'olandese Engels. E lo spagnolo Cerezo della CSC, compagno di squadra di Hamilton. Sono usciti dal gruppo prima in 6 al chilometro 33. Poi si sono aggiunti altri 16 uomini al chilometro 65. Sulla Forcella Staulanza hanno perso contatto Scirea, Righi, DTU, eccetera eccetera. Loro che cosa hanno detto per quello che sarà l'anno prossimo? Cioè hanno fatto promesse di Serie A? Con vittorie di Argentin e Chiappucci. Proprio adesso, e questo è un messaggio per Alessandro Fabretti, proprio adesso si è ritirato Marco Pantani. Dunque Alessandro, andiamo a sentire subito l'ammiraglia per sapere se Pantani abbia dei problemi fisici o se abbia deciso di abbandonare il giro, un giro che non l'ha mai visto protagonista. Purtroppo no, Pantani ha cominciato male questo Giro d'Italia, subito in crisi nella tappa di Limone Piemonte, poi questa bronchite, qualche linea di febbre nelle tappe intermedie, o meglio nelle tappe con arrivo a San Giacomo, a Chieti. Oggi si è staccato subito sulla Forcella Staulanza e, come hai detto te, si è ritirato. Ed è un vero peccato, perché il Giro d'Italia perde non un protagonista, perché non lo è mai stato in questo Giro d'Italia, ma un corridore che ha fatto sognare in tanti. Alza bandiera bianca il pirata nel corso della 16ª tappa. C'erano ancora residue speranze di vederlo in qualche modo con i più bravi, o oggi o domani. Lui aveva detto: proverò, ce la metterò tutta. Ma già sulla salita di Forcella Staulanza Pantani si è staccato e adesso è arrivata la notizia del suo ritiro. Qui siamo su Bertolini e Moreni, il forcing degli uomini della formazione Alessio. Siamo sul colle Santa Lucia, è una salita, non è il Santa Lucia? Già fatto. Siamo già verso Caprile. Scusami. Quindi? Sono in località Rocca Pietore adesso. Allora mancano 60 km all'arrivo. E allora adesso comincia la salita verso il passo ci di Pietore. Ci siamo, ormai sì. Si entra nel vivo, Davide. Sì. Adesso la salita è abbastanza impegnativa, ma dopo diventerà ancora più dura. Eccoli lì gli uomini dell'Alessio, vedete che sono loro che si sono messi in testa, soprattutto Bertolini, che è il meno forte in salita dei tre. Parlo di Bertolini, parlo di Moreni, parlo di De Paoli. Si sta sacrificando per la squadra, eccolo qua Moreni, sta facendo un bellissimo Giro d'Italia, si è piazzato in volata, si è piazzato in tappe più impegnative, è in classifica generale, veramente un Giro d'Italia esemplare, lui che comunque aveva già vinto una tappa nel 2000 ed aveva indossato anche la maglia rosa. Andiamo a scoprirli tutti, coloro che sono all'attacco. Vediamo Barbero in terza posizione, poi il campione d'Italia Daniele Nardello, al suo fianco Mason, maglia rossa della Saeco, un altro Saeco è Astar Loa, eccolo lì Astar Loa vicino a Mason, poi c'è Daniele De Paoli, il biondo con la maglia gialla e verde è Grabsch, Bert Grabsch, l'uomo Rabobank, maglia arancione è Engels. Qui siamo con Marischal, che è stato all'attacco anche ieri. Altra maglia arancione per Vladimir Duma, l'ucraino, e i due della Kelme, ovvero Leon Mané e un neoprofessionista, Julia Segarra, con il 45 Marin, e questo invece della Landbow Credit Colnago è Bileka, un altro ucraino. Chiude Cadlez, rappresentante della Repubblica Ceca, che ha sfiorato
la vittoria di tappa a Benevento. Una curiosità, tra tutti questi corridori in fuga un solo corridore è riuscito a vincere una corsa quest'anno ed è proprio Bileka, questo corridore al primo anno tra i professionisti, che ha vinto una piccola corsa in Croazia. Tutti gli altri, per loro, nessuna vittoria quest'anno. A te Maurizio Fondriest. Buon pomeriggio a tutti. Siamo sulla salita, una delle due salite più difficili di questo Giro d'Italia, l'altra la affronteranno domani a Santa Barbara. Questa salita è una salita di quasi 14 km, a un dislivello di 1050 metri. È una salita, la considero brutta, perché soprattutto da Malga a Ciapela la strada è larga, dritta, solo in cima ha dei tornanti, però è strada molto larga, quindi sembra di non avanzare mai. I corridori montano il 25, però per una persona normale, un ciclomatore, bisogna montare il 29. Io l'ho percorso l'anno scorso, ho montato il 29, e ci vuole tutto se vuoi salire con una certa cadenza di pedalata. Quindi questa salita indigesta molti corridori, oggi farà sicuramente una grossa selezione. A Caprile, località appena passata dal gruppo, c'è il bivio. Si può andare verso il passo Falzarego oppure verso il passo Fedai, ed è quello che stanno affrontando adesso gli atleti. Pausa pubblicitaria per noi. Le tiene in vita per 3 giorni. Tutti gli uomini più attesi sono lì nelle prime 15 posizioni. Abbiamo visto lavorare la Gerolsteiner, la formazione tedesca che ha come uomo di classifica l'austriaco Töchnig. Poi abbiamo visto anche Bochert, la maglia rosa sta tenendo per adesso, ma verosimilmente perderà contatto sul Fedaia. Passo di Fedaia che vedremo tra pochi minuti. Ormai è cominciata la salita. Sì, la salita è cominciata, una salita lunga, come ha detto Maurizio Fondres, anche se il vero passo Fedaia comincerà proprio a Malga Ciapela, quando la strada si allargherà, quando ci sarà questo lungo rettilineo dove bisognerà usare rapporti molto agili e a volte non sono sufficienti. Queste le caratteristiche del passo Fedaia, siamo sulla marmolada, un dislivello di 1059 metri, lunghezza della salita 13,7 km, pendenza media 7,7, pendenza massima 18%, quando ci sarà il tornante verso Capanna Bill. Capanna Bill è diventata famosa grazie al ciclismo. Lì si tocca il 18% di media a Capanna Bill. Durissima, giunge notizia di una caduta. Caduta con conseguente ritiro di Gualdi. Oggi è una corsa ad eliminazione, come era facilmente prevedibile. Speriamo non si sia fatto male Gualdi. Anche lui si è fatto vedere in una fuga, il corridore trentino di Storo. Perez davanti con Noè. Perez, il vincitore della tappa di San Giacomo, ha dimostrato di essere il più forte in salita. L'anno scorso vinse la tappa del Pordoi. Il percorso era simile fino alla cima del Pordoi, quest'anno è un po' più lunga perché c'è anche la discesa, poi Campolongo per arrivare a Corvara. Di spalle vediamo Korf con la maglia gialla del Team Coast. Qui siamo sul gruppo maglia rosa con Noè, con Perez. Questi due corridori che vengono raggiunti sono Rizzi, che era in fuga inizialmente, e anche Schreck della Deutsche Telekom. È il quarto anno che il Giro d'Italia arriva qui a Corvara. Abbiamo già segnalato i due arrivi nel 1993, in precedenza Giupponi 1989, lo ricordo, ero presente. Giornata tremenda. Tutti con le mantelline, sembrava ad essere in inverno, si impose proprio Giupponi, era il giro di Laurent Fignon, poi Vona nel 92. Sia nel 92 che nel 93 il giro assistette ai successi di Indurain. Un'altra curiosità, due volte su tre la maglia rosa fu conquistata proprio qui dal corridore che poi la portò fino a Milano. Nel 92 la maglia rosa la... Nel 93, scusate, la maglia rosa era sulle spalle di Leali, poi nella tappa di Corvara vinta da Chiappucci riuscì Indurain a balzare il comando della classifica e vinse quel giro, e anche nell'89, quando vinse Giupponi, Fignon conquistò la maglia rosa proprio qui.
e da 18 anni, come vediamo in sovrimpressione, l'Alta Badia ospita una gara di Coppa del Mondo di sci. Vengono attraversate le province di Treviso, Belluno, Trento, ancora Belluno, mentre Corvara in Badia è in provincia di Bolzano. Quindi è una frazione che si snoda a cavallo di due regioni, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Ci colleghiamo con Radio Informazioni, media generale e vantaggio dei fuggitivi. Sì, il vantaggio si è ormai attestato intorno ai 3 minuti, ormai da qualche chilometro che sia il gruppo che i battistrada viaggiano alla stessa velocità, quindi il vantaggio si mantiene costante. La media generale dopo 3 ore è di 35,4, siamo in località Bosco Verde. All'inizio erano andati molto più veloci, naturalmente non c'erano salite. Sì, esatto, poi soprattutto c'erano stati una lunghissima serie di scatti e quindi la media era altissima, 41,600 dopo un'ora di corsa. Poi a seguito anche delle salite la media era scesa a 36,9 dopo 2 ore ed ora abbiamo la media generale a 35,4. Ringraziamo Stefano Piccolo di Radio Informazioni. Tappa dura, difatti nella cronotabella gli organizzatori hanno pensato a 3 medie, 31 la media più bassa con l'arrivo previsto intorno alle 17:30, alla media dei 33 arrivo previsto intorno alle 17:11, la media più alta 35 orari, arrivo previsto alle 16:54. Però sono partiti forti, quindi potrebbero anche fare i 33 di media al termine di questa tappa. Cadel Evans, lo vediamo, è uno dei pochi che nonostante il bel tempo indossi il caschetto. Alessandro Fabretti, a te. Sono con Marino Amadori, ho atteso la seconda miraglia, appunto quella che seguiva generalmente Marco Pantani, per chiedere i motivi del ritiro del pirata. Amadori. Niente. Purtroppo con questa bronchite che ha avuto, credo che gli antibiotici l'hanno molto debilitato ed era molto vuoto, e in più oggi aveva un grosso mal di stomaco, purtroppo non c'è niente da fare, ha provato a tenere duro, a insistere, ma purtroppo eravamo proprio un momento molto molto critico. Per Marco Pantani sicuramente un'altra tegola sul capo, eh? Purtroppo questo non ci voleva assolutamente, era un giro che ci tenevamo tantissimo, dovevamo dimostrare tante cose, dopo è andato tutto alla rovescio, però sono convinto che lui abbia voglia di riscattarsi e ancora voglia, quindi vediamo un attimo adesso, fra qualche giorno, di parlare chiaramente di questa situazione. Prima dell'inizio del giro Pantani aveva detto: questa è la mia ultima chance, o ritorno il pirata oppure abbandono il ciclismo. Sicuramente questo era il nostro obiettivo ed era quello che ci eravamo prefissi. Purtroppo ci si è messo di mezzo la sfortuna, questa bronchite che non ci voleva, questa febbre che abbiamo preso. Queste sono cose che bisogna valutarle, perché sicuramente non sono cose da poco. Come lo aiuterà a ritornare se stesso? Sicuramente, ti ho detto, bisognerà mettersi lì un attimo, parlare attorno a un tavolo con calma, con pazienza, e vedere un attimo, trovare il bando della matassa. Grazie Marino Amadori, la linea torna a voi. Alessandro, sì, magari dimmi. Rimani ancora accanto all'ammiraglia della Mercatone 1. Sì. LeBlanc, il grande capo del Tour, aveva lasciato uno spiraglio per Pantani nel caso fosse andato bene al Giro d'Italia. Con quello che abbiamo visto, difficilmente Pantani sarà invitato al Tour, quindi quali sono i programmi estivi ed eventualmente autunnali di Pantani? Amadori al momento può dirci qualcosa oppure... Finiamo questo Giro d'Italia, poi ci troviamo un attimo attorno a un tavolo, discutiamo di tutto, anche di questo finale di stagione di Marco Pantani. Per il Tour più nessuna speranza? Sicuramente per il Tour dovevamo dimostrare qua, purtroppo questa tegola non ci voleva, sicuramente le porte saranno chiuse nettamente. Grazie a Marino Amadori. Alessandro? Alessandro? Sì, dimmi Auro. La salita com'è adesso? Tu sei sempre in coda al gruppo, vero? Gruppo Maglia Rosa. No, io adesso avevo lasciato il gruppo perché pensavo di trovare Pantani nella miraglia di Marino Amadori, invece così non è stato, adesso sono indietro, praticamente ancora anche dietro il gruppo dei velocisti. Ah, ho capito. Il gruppo dei velocisti più o meno cos'è? A 4-5 minuti? Ecco, abbiamo le immagini del ritiro di Marco Pantani, vedete? Amadori, davanti a lui. Ringraziamo Carulli, nostro operatore, che segue dall'inizio tutte le tappe. Vedete Pantani che sale sull'ammiraglia e abbandona il Giro d'Italia. Tutto questo in vista della Marmolada, al chilometro 105 di gara.
non credo ci sia bisogno di altri commenti. Fa male vedere questo. Pantani all'inizio del Giro d'Italia stava bene, era motivato, però ripetiamo, non l'abbiamo mai, mai visto fare uno scatto e tantomeno rimanere nel gruppo con gli uomini di classifica. A te Maurizio. Sì, dispiace anche a me per Marco, comunque andiamo avanti e magari i telespettatori si chiederanno, hanno visto fino adesso i corridori salire con il 53. Sì, potete immaginare quanto è dura questa salita, perché nei primi 5-6 km ci sono anche dei falsopiani, la strada scende anche leggermente, l'abbiamo visti salire col 53, però da adesso, dal gruppo di testa inizia la salita molto più impegnativa. Questo è un pezzo duro che porterà a Maiga Ciappella, però da Maiga Ciappella, dove si allargherà la strada, lì diventerà veramente, veramente, veramente impegnativa, con la pendenza media intorno al 14%. Questa è una delle parti più belle che mi siano capitate di vedere. Questa è la strada vecchia. Tanto vediamo la caduta di Domenico Gualdi, o meglio, il corridore trentino a terra. Lo vediamo in prossimità di una balaustra, viene soccorso dai medici del Giro. E in seguito a questo capitombolo ha dovuto ritirarsi. Non abbiamo comunque notizie sulle condizioni di salute di Gualdi, che è stato caricato sull'ambulanza. Qui siamo con De Paoli. Siamo sui fuggitivi. Vi dicevo che questa è la strada vecchia, non è la statale che veniva percorsa fino a qualche anno fa. C'è questa deviazione, strada ancora più impegnativa perché sono meno i chilometri che portano a Maiga Ciappella ed è anche qui un tratto abbastanza impegnativo. Segnalato in difficoltà tra i battistrada Bileca, l'ucraino della Lambo Credit Colnago. Qui siamo su De Paoli e Moreni che scandiscono il passo, 2 minuti e 38 secondi per Astarloa, Mason, Bertolini, De Paoli, Moreni, Duma, Marin, Leone, Julia Segarra, Cadlez e Barbero, Nardello, Marischal, Engels e Cereso. Maurizio, a te. Sì, gli uomini dell'Alessio stanno facendo il forcing, comunque nel gruppo di testa non solo l'Alessio ha inserito degli uomini, ma anche la Lampre ha inserito Barbero e Cadelec e anche la Mapei che ha inserito Nardello, e penso lo scopo di tutte e tre le squadre è quello di riuscire a passare la Marmolada e essere di aiuto o di appoggio dopo la Marmolada, visto che il passo Pordoi è un po' più pedalabile. E quindi è una tattica questa valida, anche se vedo i due uomini dell'Alessio che secondo me sono leggermente superiori agli altri del gruppetto di testa. Ancora Moreni, queste strade ospiteranno tra poco più di un mese, il 30 giugno, la Maratona delle Dolomiti. Sono previsti 7.000 ciclisti da oltre 30 nazioni, 3 percorsi, 147 chilometri, 110 e 57, la partenza dalla Villa, l'arrivo qui in Alta Badia a Corvara. Una manifestazione che vedrà sul posto anche le telecamere di Rai Sport per una lunghissima diretta mattutina. Dunque 30 giugno, tra un mese e un giorno, la Maratona delle Dolomiti. Sì, dalle 8 al mezzogiorno circa ci sarà questa mega diretta. È la prima volta la RAI, sotto la regia di Nazareno Balani, trasmetterà un evento importantissimo. Perché? Perché ci sono 7.000 partecipanti. Pensate che erano arrivate iscrizioni per 10-11.000 persone, ma gli organizzatori hanno pensato bene di chiudere il numero degli iscritti a 7.000 proprio per dare la possibilità a tutti di avere uno svolgimento regolare di questa manifestazione. Il percorso lungo è durissimo perché si comincia subito con il Campolongo, poi il Pordoi, il Sella, il Gardena, di nuovo il Campolongo, poi il Giau, che secondo me è la salita più dura di questa Gran Fondo, poi il Falzarrigo, Valparola e l'arrivo a Corvara. Si partirà dalla Villa, il paese di Maria Canins, vincitrice di un Giro d'Italia, vincitrice di due Tour de France, e però per chi non è allenato adeguatamente c'è anche la possibilità di fare un percorso medio di 110 km o un percorso ancora più breve di 57 km. Tutto ciò il 30 giugno.
questo canalone di una bellezza struggente. Siamo verso i 1450 metri di Malga Chapela. È già la salita verso il Fedaia, anche se il tratto più duro ci sarà tra 4 chilometri. Nessuno qui può scattare, parlo degli uomini di alta classifica perché mancano ancora diversi chilometri. Di solito la selezione comincia proprio subito dopo l'abitato di Malga Chapela, quando la strada diventa più larga, quando le pendenze arrivano intorno al 18%. Fino lì potranno tirare i gregari. Adesso c'è addirittura Guidi che sta lavorando per Fernando Escartin, lo vediamo, Guidi in maglia azzurra, ma tra un po' cominceranno a scattare chi vuole vincere il Giro d'Italia. Davanti ci sono stati Allunghi, abbiamo visto molto attivi Moreni e De Paoli. Erano in 16 al comando, sono rimasti in 4. Si tratta di De Paoli, Moreni, Marin e Engels. Ecco, i fuggitivi sono usciti dalla strada stretta, sono già a Malga Chapela. Più indietro di 3 minuti il gruppo che è tirato adesso da Perez. Eccolo qui, il vive qui. È la testa della corsa. Siamo a Malga Chapela. E qui comincia il passo Fedaia. Pendenze impossibili, 18%, una salita lunga, una salita dura. Infatti vedete che i corridori sono spesso in piedi, proprio perché non ci riesce, difficilmente ci riesce anche ad andare su seduto. Il problema, Davide, è che per 2 chilometri non ci sono tornanti. Vedi la cima e non arrivi mai. I rapporti, come ci ha detto Maurizio Fondriest, montati dagli atleti sono del 23, del 25 anche in alcuni tratti. E qualche velocista ha montato anche il 26. Engels, maglia arancione della Rabobank, poi due della Alessio, Moreni e De Paoli e il colombiano Ruben Alverio Marin, 34enne di Cartago. Vedete che Moreni controlla la situazione, è rimasto con lui De Paoli, c'è Engels. Marin ha perso contatto, dunque sono rimasti in 3. Bravissimo questo olandese, eh? È un ragazzo giovane, ha 25 anni, è professionista dal 2000 e l'abbiamo visto anche sul San Giacomo scattare a 5 km dall'arrivo. È uno dei giovani più promettenti della squadra olandese. È di Zwartemeer. Ecco, guarda intanto anche lì, gli uomini dell'Alessio stanno meditando, probabilmente stanno pensando una tattica adeguata. Ci sono in seconda e terza posizione Caucchioli e Ivan Gotti. Ivan Gotti che è uscito di classifica nelle prime tappe, sfortunatissimo, è caduto a Liegi, ha perso diversi minuti, non può più vincere il Giro d'Italia, ma può essere fondamentale perché ha esperienza, ha vinto 2 Giri d'Italia e può dare utilissimi consigli sia a Caucchioli che a Pellizzotti. Messaggio: chi si staccherà in salita potrà recuperare in discesa? Che possibilità ha Savoldelli? Ma quando ci si stacca in salita sempre teoricamente si può recuperare in discesa, bisogna vedere con che ritardo si arriva in cima. I 30, i 40, i 50 secondi si possono anche recuperare, però per Savoldelli ci sono possibilità, ma non deve passare con un ritardo superiore al minuto. Parliamo del campo longo sino qui a Corvara. Eccolo lì, Savoldelli è davanti, vedete che il gruppo ormai è ridotto ad una ventina di unità, c'è Perez in prima posizione. Sì, se Savoldelli, che non è uno scalatore, scollina con un minuto sul passo Fedaia, può tranquillamente rientrare. La maglia rosa è in coda, ma non molla. Lo vediamo accanto a Spezialetti. C'è anche Scarponi. Davanti alla maglia rosa Scarponi. Il gruppo si è ridotto a una ventina di unità. Tyler Hamilton, eccolo lì l'americano. Accanto a lui Rasmussen e Sastre. Poi c'è Fernando Escartin con la maglia gialla del Team Coast. Risaliamo e troviamo La Verde con Gotti, Pellizzotti e Caucchioli. Con Perez davanti che ha una voglia matta di scattare. Ma il traguardo è ancora molto lontano. Mancano più di 50 chilometri. Avete visto che Hamilton è già nella coda di questo gruppetto. Hamilton ha sempre faticato in salita. A Limone è arrivato con 9 secondi di ritardo. A Campitello è arrivato con 42 secondi di ritardo, mentre a San Giacomo ha accusato un ritardo di 28 secondi da Evans, che è arrivato secondo. E quindi anche lui oggi dovrà soprattutto difendersi, ma non sarà facile. Vediamo sulla sinistra il battistrada, De Paoli, con lui Moreni ed Engels, sulla destra immagini dall'elicottero che ci portano sul gruppo maglia rosa. A te Alessandro.
Allora, intanto mi sono sincerato in relazione alle condizioni di Domenico Gualdi. Per lui è scoriazioni varie e un dolore all'anca, verrà portato in ospedale, ancora non è stato portato. Per quanto riguarda il gruppo, come avete già sottolineato, si è sfilacciato e hanno perduto contatto tra gli altri Rick Verbrugge e Castelblanco. Castelblanco soffriva di una leggera contrattura al polpaccio sinistro già da qualche giorno, ha provato a fare qualche applicazione ma evidentemente il dolore è troppo forte. Adesso sono nel gruppo della maglia rosa, nelle ultime posizioni proprio Heppner. Grazie Alessandro. Dunque Rick Verbrugge è il primo nome illustre che perde contatto. Rick Verbrugge non in classifica generale, a 2.13 da Heppner. Attenzione, De Paoli è solo, De Paoli è riuscito a staccare Moreni ed Engels, quindi al comando c'è Daniele De Paoli. Qui siamo invece sul gruppo maglia rosa con Savoldelli che tiene bene alla sua ruota Frigo. Ed è Caucchioli che si è messo in testa, vedete che per loro non è tanto importante il fatto che ci siano compagni di squadra davanti, proprio perché i corridori davanti dell'Alessio, e parlo di Moreni e De Paoli, sono lì proprio per evitare eventualmente un attacco del compagno che è dietro. E difatti Caucchioli si è messo in testa a tirare a tutta. Qui siamo su Leon, poi c'è Marin e il campione d'Italia Nardello, facevano parte del gruppo di testa, poi si sono staccati sul Fedaia. Qui siamo su Vladimir Duma. A che velocità salgono i primi e con che rapporto? Ciao Dennis. In questo tratto a che velocità si sale, Davide? Salgono ai 14, ai 15 all'ora, hanno un 23, qualcuno usa anche un 25. Uno come Frigo va su con un 39-23, uno come Hamilton invece userà un 25. 45 secondi il vantaggio di De Paoli su Nardello, ma tra De Paoli, ovvero tra il battistrada e Nardello, ci sono ancora Moreni ed Engels e sono vicinissimi a De Paoli. Alessandro. Ha perduto contatto anche Michele Scarponi, Alessandro Pezzaletti in difficoltà, Heppner si era sganciato per un momento, era rimasto attardato ma l'ha aiutato Kessler a rientrare e adesso è nelle ultime posizioni ma sta faticando moltissimo. È un lottatore Jens Heppner. Popovic è nel gruppo, Alessandro? Popovic nel gruppo, ma anche lui subito avanti ad Heppner. Anche lui aveva perduto contatto e anche lui insieme con Heppner è riuscito a rientrare. Davanti a loro c'è la Verdi, però adesso il gruppo si è nuovamente spezzato. Dunque Popovic e Heppner sono rimasti nel secondo troncone del gruppo. Dunque Heppner ha tardato. Li stiamo vedendo proprio in questo istante. C'è anche Mizurov, il campione del Kazakistan, e Popovic, l'ucraino, è davanti alla maglia rosa. Quindi c'è stata la frattura nel tratto più duro verso il passo Fedaia. Pere sta facendo un bel ritmo, vedete che il gruppetto è bello in fila indiana. Per il momento sta andando molto bene Caucchioli, sta andando molto bene anche... È stato raggiunto Bertolini, che era in fuga in precedenza, c'è Tonkov, c'è Frigo, c'è Savoldelli, Evans, Ivan Gotti... Poi vediamo Aitor Gonzales. Noè. C'è Noè. Vedete, Evans rimane a ruota di Savoldelli. C'è anche Eddie Mazzoleni. Bravissimo il bergamasco. A te Maurizio. Sì, cade l'Evans, è quello che sale la maggior parte del tempo seduto in sella e il rapporto leggermente più agile degli altri. Comunque ho visto anche bene Tonkov, sicuramente meglio di tutti gli altri giorni nell'etappa in salita. C'è Hamilton, però mi sembra che stia faticando molto. Alessandro, Hamilton perde la ruota, eh? Stavo per chiederti la linea perché Hamilton sta perdendo la ruota. Adesso si è rialzato sui pedali, l'apporto più leggero. Credo che abbia montato il 26, ha recuperato ma è sempre nelle ultime posizioni. Io credo che a un altro forcing perderà nuovamente contatto. Eccolo lì. C'è sempre Sastre con lui? Esattamente, accanto a lui stavo dicendo c'è il suo compagno di squadra Sastre. Però è accanto anche Sastre, sai, sta faticando moltissimo. Posso chiedere all'operatore se mi fa un primo piano su Hamilton, soprattutto sulla pedalata di Eccolo Hamilton. Qui. Eccolo qua. Sai, il problema è questo, no? Il problema. Hamilton è un corridore che odia gli scatti, anche perché lui da sempre ha lavorato per Armstrong.
lui non doveva scattare, lui doveva tirare, doveva mettersi in testa e fare andature regolari. Quindi lui cerca il più possibile di dosare lo sforzo, sa che in salita deve pagare una penale, sa che comunque in salita non è all'altezza degli altri, quindi cerca di andare il più regolare possibile. Difatti ha una pedalata abbastanza agile, sta già usando il 25, vedremo tra un po' se sta lì per andare su più regolare possibile o se invece è in giornata no. Questo è un tratto tradizionale del Giro d'Italia, Davide, te lo dico per esperienza, visto che per anni l'ho fatta in moto questa salita. Se si scollina sul Fedaia con un minuto, nella discesa prima di affrontare il Pordoi si può ancora rientrare. Sì. Quindi Hamilton fa benissimo a non rispondere agli attacchi. C'è Perez che è dall'inizio della salita che è lì a menare. Sì, Perez va su con una facilità incredibile, è il corridore più forte in salita, secondo me potrebbe anche scattare, ma mancano ancora tanti chilometri. Quando ci sono salite, quando ci sono tappe come queste, ci sono 45 chilometri di salita oggi da fare, quindi non puoi scattare, devi dosare lo sforzo, sai che comunque dopo ci sono altri 12 chilometri per arrivare sul Pordoi, altri 4 per arrivare sul Campolongo, e quindi c'è il rischio di finire la benzina, quindi devi andare su col tuo passo, soprattutto in salite come queste, dove stare ruota è importante ma molto poco, e quindi devi salire regolare. Siamo sempre su De Paoli, sul battistrada, il 28enne di Pavia, 20 secondi di vantaggio su Moreni ed Engels. Alessandro, ha perso contatto anche Pellizzotti, adesso si è formato un gruppetto con la Verde, il corridore della Formaggi Trentini, proprio Pellizzotti, Hamilton, hanno perduto una ventina di metri nei confronti del gruppo, in difficoltà anche Andrea Noè. C'è sempre Sastre a fare l'andatura dietro di lui alla sua ruota, c'è proprio il compagno di squadra Hamilton, dunque in terza posizione Pellizzotti, poi c'è la Verde e poi c'è il corridore della Kelme. De Los Angeles, dunque anche De Los Angeles in difficoltà, e il ritardo di questo gruppetto è intorno a una ventina di metri. Vediamo da questa panoramica De Paoli davanti, poi Moreni ed Engels, ancora due minuti per De Paoli, tra poco vedremo spuntare il gruppo comandato da Perez, eccolo lì. Adesso Perez ha rallentato l'andatura, guardate il corridore che viene raggiunto in questo momento, Cerezo, non ce la fa più ad andare su, probabilmente però sta aspettando Hamilton, perché Cerezo era in fuga e probabilmente gli hanno comunicato che Hamilton è in leggera difficoltà, quindi potrebbe prendere un po' fiato proprio per dare una piccola mano al compagno di squadra Hamilton. Rimaniamo se possibile su Perez Quapio e naturalmente su Cadel Evans, che vediamo parte ancora brillante in salita, parte Perez Quapio alla sua ruota, Cadel Evans, così come avvenne a San Giacomo, rapporto agile per Evans che cerca di non perdere contatto, Caucchioli in terza posizione e poi il colombiano La Verde. Scalatore puro, guardate con che rapporto va su, sta usando mi sembra una 23, anche Cadel Evans per lui un rapporto un po' più agile, guardate la facilità con cui riesce a salire Perez sempre sui pedali, scalatore non pesa neanche 60 kg, Perez il più forte in salita ha fatto questo primo allungo e difatti c'è già una bella selezione, non vedo Frigo. Alessandro? Allora c'è Perez, è poi lì. Evans, Caucchioli, Tonkov, poi Tonkov, Savoldelli, Frigo a 5 metri, Gotti, poi c'è Fernando Escartin e poi c'è Gonzales, Aitor Gonzales. Adesso Aitor Gonzales sta rientrando insieme con Gotti e Fernando Escartin che sta faticando moltissimo. Siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna. Ve l'avevo detto che Aitor Gonzales sarebbe stato un osso duro, lo vediamo con la maglia bianca e verde, il capitano della Kelme, borraccia per Cadel Evans, 3 km dal passaggio, qui la pendenza è del 16%. Salita durissima, sta salendo benissimo anche Dario Frigo con un rapporto abbastanza impegnativo, molto più agile invece l'azione di Cadel Evans. Cadel Evans sta sorprendendo, guardate che roba, anche sul San Giacomo aveva risposto all'attacco di Perez e poi si era staccato all'ultimo chilometro, ma molto bravo anche Caucchioli, eccolo là. E la tattica della Alessio oggi potrebbe rivoluzionare il Giro d'Italia, perché c'è De Paoli davanti, Moreni all'inseguimento e non è ancora stato raggiunto,
poi Caucchioli, Gotti, Pellizzotti e lì a pochi metri, quindi potrebbero trovarsi in cinque ad affrontare la prossima asperità, ovvero il passo Pordoi. A te Maurizio. Sì, Cadel Evans deve fare molta attenzione a non seguire Perez, che è il più forte in salita e abituato a scattare, perché su questa salita se ti pianti sei finito, non vai più avanti, quindi secondo me dovrebbe andare su del suo passo come fa Hamilton. Ha perso del terreno, però secondo me può ancora rientrare prima del Pordoi. Pantani per sempre, leggiamo sull'asfalto. Pantani che si è ritirato dal giro chilometro 105. A te Alessandro. Contatto anche Dario Frigo, che è in difficoltà, con lui anche Pavel Tonkov, in ritardo pure Escartin e Ivan Gotti. Il ritardo di Dario Frigo è intorno a una quindicina di metri, con Perez Quappio che adesso se n'è andato, e poi si è formato un gruppetto formato da Savoldelli, Evans e Caucchioli. Quindi Perez Quappio è riuscito a staccare tutti, lo vediamo. Sì. Il prossimo a passare è Savoldelli con Evans. Poi c'è Duma, che faceva parte dei battistrada inizialmente, e quindi Aitor Gonzalez. Eccolo lì, Frigo. Frigo con anche lui. E Garate si è staccato, era, sì, no? Era un po' più indietro Garate. Frigo anche lui non ama gli scatti, anche lui deve salire regolare, e quindi non reagisce agli allunghi di Perez, anche perché Perez non impensierisce nessuno per la classifica generale, è in ritardo Perez, che potrebbe vincere la sua seconda tappa al Giro d'Italia. Perez che comunque tutte le volte che trova una salita, soprattutto quando la trova dura, se ne va. E a meno di 2 chilometri dal passaggio sul Fedaia De Paoli, qui siamo su Noè, Mazzoleni e Garate. A te Maurizio. Io ho visto anche molto bene Pavel Tonkov, che in questo giro non era andato per niente bene fino adesso, e sulla salita più dura del giro lo vediamo là davanti a lottare. Potrebbe fare oggi una bellissima tappa, ma anche soprattutto domani. In grossa difficoltà Daniele Nardello, Hamilton è con Sastre e Pellizzotti. Alessandro, quanto devono recuperare? Mi volto, li vedo abbastanza lontani, almeno 100 metri, mentre stanno cercando di rientrare Ivan Gotti. Vediamo, Ivan Gotti sta cercando di rientrare insieme a Fernando Escartin nel gruppo di Dario Frigo. Adesso Dario Frigo è riuscito a rientrare su Savoldelli, su Caucchioli, insieme, come ho detto, con Pavel Tonkov. C'è anche Cadel Evans e con loro c'è anche Aitor Gonzalez, mentre sta perdendo definitivamente, credo, terreno Vladimir Duma, che era stato uno degli uomini in fuga. Mentre il ritardo della maglia rosa è di 1 minuto e 30 da Perez Quappio, quindi ha perso 1 minuto e 30 in 3 chilometri. Heppner comunque direi che sta lottando con molta grinta il tedesco. Qui siamo su Perez Quappio all'inseguimento di Moreni, Engels e De Paoli, che sono rimasti gli unici davanti. Non è nuovo questa impresa De Paoli, è un corridore che si è sempre distinto in salita, poco appariscente, ma si è già piazzato 2 volte tra i primi 10 in una classifica finale del Giro d'Italia. Nel 98, quando correva nella Rosemary, è arrivato ottavo anche nel 99, quando correva con l'amica Chips. Daniele De Paoli è vicino all'ultimo chilometro. A questo punto il capitano dell'Alessio potrebbe essere Caucchioli, anche perché è quello posizionato meglio in classifica. Il suo ritardo è di 1 minuto e 20 secondi. Pellizzotti, normale, giovane, sta comunque difendendosi molto bene, mentre Gotti ha già diversi minuti in classifica generale e potrebbe dare una mano a Caucchioli. Che sia partito troppo presto Perez Quappio, Davide, visto che ci sono ancora il Pordoi e il Campolongo prima dell'arrivo? È partito presto, però si sente talmente bene che lui ha cercato di fare la differenza qui. È il tratto più duro della tappa, questi chilometri, questi 7 chilometri, vedete la difficoltà dei corridori, non possono rispondere agli attacchi, ognuno deve andare su del proprio passo. Tanto vediamo Hamilton, vedete molto agile la sua pedalata, più agile degli altri, sale regolare, ha la fortuna di avere Sastre con lui. Vedete, Hamilton è a ruota di Noè, mentre dietro ad Hamilton, maglia bianca e rossa, c'è Pellizzotti, quindi Garate e Eddy Mazzoleni. Hamilton ha 30 secondi da recuperare su Frigo ed è a 1 minuto da Perez Quappio. Sta andando molto forte anche Paolo Savoldelli che
è andato piano a cronometro, l'altro giorno ha preso 1:36 da Hamilton nella cronometro di Numana, però in salita sia sul San Giacomo che sul Campitello si era difeso molto bene perché aveva sempre accusato un ritardo di 18 secondi, quindi molto bravo Savoldelli, eccolo lì. La situazione generale, allora De Paoli è davanti e presto scollinerà, lo vediamo, il corridore di Pavia della Alessio, San Nazaro de Burgundi, il suo paese natale, a 35 secondi Moreni ed Engels, a 1:20 Perez, a 1:35 c'è Nardello, un Nardello che verrà presto raggiunto e superato, con Nardello c'è Marin, sono i fuggitivi della prima ora, quindi Caucchioli, Gonzales, Savoldelli, Tonkov, Evans e Frigo, ancora più indietro Hamilton e Pellizzotti. Perez ha raggiunto Moreni ed ha raggiunto e superato Engels, vedete l'ammiraglia della Rabobank, è stato proprio qui il momento dove Perez ha raggiunto e superato Engels, e Moreni fa una dribbling tra le ammiraglie e qui lì davanti proprio il momento. C'erano Moreni ed Engels, quindi raggiunti, ha recuperato 20 secondi in meno di un chilometro Julio Alberto Perez Quapio, vincitore della tappa di San Giacomo l'anno scorso su queste strade, anche l'anno passato si fece il Fedaia prima e il Pordoi successivamente, ottenne il più bel risultato della carriera, arrivarono lui e Simoni in cima al Pordoi. Perez vinse la tappa e Simoni indossò la sua prima maglia rosa che poi portò fino a Milano. Ancora su De Paoli, migliaia di appassionati sono venuti qui sulle Dolomiti. Fedaia, Pordoi e Campolongo. Sul Campolongo c'è una concentrazione di tifosi di Caucchioli, sono venuti da Verona per tifarlo. Buona la pedalata di De Paoli, eh? Ottima, anche quella di Perez. Sembra che non faccia fatica, sì. Impressionante Perez. Sì, 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 ha proprio questa facilità, tutte le volte che la strada sale non riesce a controllarsi e se ne va, anche perché poi nessuno riesce a stare con lui. Ha tentato Evans, ma anche se è un corridore inesperto, comunque ha preferito salire del proprio passo perché potrebbe pagare gli scatti. Non è che avesse un vantaggio enorme De Paoli all'inizio della salita, aveva 3 minuti, sì. Quindi vuol dire che ha innestato una marcia notevole, sarebbe riuscito a restare almeno con Pellizzotti. Anche invece avendo anticipato l'attacco rimane al comando e sarà d'aiuto per Caucchioli e per lo stesso Pellizzotti nel caso il veneziano riuscisse a rientrare. A te Maurizio. Sì, e vedete comunque dietro un Dario Frigo che sta salendo veramente, veramente bene, già da un paio di chilometri ha lasciato sfogare tutti, anche Evans ha cercato di stare alla ruota di Perez, ha dovuto rialzarsi e Frigo sta continuando a fare l'andatura. Bella la sua azione, è un corridore che deve andare su sempre regolare e sono convinto che ai piedi del Pordoi potrà, non dico rientrare su Perez, ma quasi. In cima al Fedaia si vedrà anche il lago, un lago artificiale che garantisce l'acqua in ogni momento, in ogni periodo dell'anno. E siamo sul gruppo Frigo. Frigo con Savoldelli, Cadel Evans, Pietro Caucchioli e Aitor Gonzales. Siamo ormai in vetta al passo Fedaia. Con Daniele De Paoli davanti a tutti. Abbiamo sulla seconda motocronaca Moreno Argentin. Moreno, ci senti? Ciao Auro, buon pomeriggio a tutti. Ciao Moreno. Emozioni Ciao, oggi, eh? Ma mi avete regalato una giornata magnifica. Ritornare qui in moto è come essere quasi in bici. Dove sei adesso? Dove sei? Sono su De Paoli. Ah, sei proprio davanti quindi. Sono su De Paoli. Almeno non ho mai fatto la marmolada così davanti. Abbiamo ricordato però ai nostri telespettatori che nel 93 tu vincesti la tappa proprio di Corvara. Sì, mi ricordo perfettamente, solamente che mi pare allora non si faceva la marmolada, facevamo qualche altra salita nonostante impegnativa, però non si faceva appunto questa salita durissima.
Avevi fatto il passo delle erbe, no? Sì, il passo delle erbe, poi mi pare il passo delle stalle, credo il e qualche altra salita. Però eravamo un bel gruppo, mi ricordo, perché c'era Miguel Indurain, c'era Gianni Bugno, c'era Chiappucci, c'era mi pare anche Maurizio Fondries. Non lo so se lui si ricorda. Ciao Moreno. Ciao Maurizio. Non so se c'era Davide allora, non mi ricordo, ma eravamo un gruppettino di 15 corridori. C'ero, ma ero dietro io. Moreno, allora è passato adesso il gruppo di Frigo al Gran Premio della Montagna con Frigo. Evans, Savoldelli, poi Engels, Cauchioli, Aitor Gonzalez e Pavel Tonkov. Il loro ritardo 1 minuto e 6 secondi, mentre in seconda posizione era transitato Perez Quapio a 21 secondi, Moreni a 44 secondi. E come una volta, ancora la miglior cosa per difendersi è il foglio di giornale. Abbiamo visto Perez Quapio mettersi proprio il foglio di giornale nel petto. È la cosa migliore perché... Difendersi dal freddo perché tiene riparato lo stomaco, tiene riparato la pancia e quindi in questo... Così, con tutto ciò che c'è di nuovo, comunque il foglio di giornale è sempre la cosa migliore. Il lago è ancora parzialmente ghiacciato, il lago artificiale, il lago Fedaia. Qui 2 chilometri di falso piano e poi ci sarà la discesa verso Canazei. Il distacco di Hamilton è aumentato. Passa Marin, che era un fuggitivo dal chilometro 65, ecco Hamilton con Cerezo, Garate, poi c'è Leon, 10 corridori in questo gruppo, 2 minuti e mezzo. C'è un bel vantaggio Hamilton, che è un gruppo numeroso ma soprattutto può contare su 2 compagni di squadra, perché oltre a Sastre mi sembra che ci sia anche Rasmussen, quindi dal momento che ci sono questi 2-3 chilometri di strada pianeggiante quando si fiancheggia il lago, avere dei compagni di squadra qui è fondamentale, può guadagnare diversi secondi. E qui siamo su Jens Heppner, con lui Mizurov, il campione del Kazakistan, c'è anche Paolo Lanfranchi. Maurizio, a te, 3 minuti in ritardo della maglia rosa. Sì, però Davide, si è ceduto così tanto tempo sulla marmolada, anche se è una salita dura, c'è da non da sperare molto bene. Oggi potrebbe anche salvarsi, però domani ci sono altre 2 salite molto impegnative e penso che per lui sarà molto difficile riuscire a stare con i primi. Alessandro Fabretti, a te. Nel gruppo di Dario Frigo sono rientrati anche Engels ed Escartin. Ivan Gotti aveva scollinato con pochissimi secondi di ritardo e adesso è insieme con Frigo, Savoldelli, Evans, Cauchioli, Aitor Gonzalez e Dario Frigo. Mi volto indietro, non vedo ancora Hamilton, ma il gruppo, come spesso accade subito dopo lo scollinamento, sta rallentando, sta bevendo, sta mangiando e quindi probabilmente Hamilton con i suoi compagni di squadra potrà rientrare. Mentre si è formata una coppia al comando, Perez ha raggiunto De Paoli. Pubblicità per noi. Conegliano a Corvara in Badia, 163 chilometri complessivi, si è appena transitati ai 2057 metri del passo di Fedaia. De Paoli e Perez sono al comando. All'inseguimento troviamo il gruppo di Dario Frigo, davanti c'è ancora Moreni. Con Frigo ci sono Savoldelli, Evans, Engels, Cauchioli, Gonzalez, Tonkov, Gotti ed Escartin. Anche Hamilton ha la possibilità di contare su dei compagni di squadra, però deve recuperare 1 minuto. Sì, ma il vantaggio è proprio quello. Dal momento che ha 2 compagni di squadra può comunque recuperare tanti secondi. Davanti i corridori sono, a parte gli uomini dell'Alessio, sono da soli, no? Non è che possono contare tanto su compagni di squadra. Mentre lui ha messo subito alla frusta i compagni di squadra, Rasmussen e Sastre, quindi potrebbe anche rientrare, anche se poi dopo c'è il Pordoi e il Campolongo. Nel gruppo con Frigo è riuscito ad agganciarsi anche Daniele Nardello, il campione d'Italia. Nardello faceva parte del gruppo dei fuggitivi. C'è stata questa azione cominciata al chilometro 65. De Paoli è tuttora al comando. Nardello si era staccato sul Fedaia, ma è riuscito ad agganciare il gruppo di Dario Frigo. Qui siamo su Hamilton.
può rientrare. Ha recuperato 30 secondi Hamilton nel tratto di falso piano dopo il Fedaia. Sì, grazie a Sastri, grazie a Rasmussen, mentre davanti hanno cominciato a rallentare per mangiare, per comunque per bere, mentre lui ha messo subito la pista ai compagni di squadra e quindi secondo me può rientrare, rientrerà. Anche perché la discesa è molto lunga verso Canazei, sono più di 10 chilometri di discesa. Alessandro? Sta rientrando anche Vladimir Duma, adesso il gruppo viaggia a 70 km orari, una discesa molto bella, la strada è anche abbastanza ampia e le curve non sono così strette come raggio. Vediamo se riesco a intravedere Hamilton insieme con i suoi compagni, ancora no. Comunque... Quindi Alessandro, tu sei nel gruppo con Dario Frigo. Esatto, Dario Frigo, avete già detto che è rientrato anche Nardello, dunque sono adesso 12 corridori? 2, 4, 6, 8, 10, 12, esatto. Abbiamo visto De Paoli alzare la mano, chiede l'aiuto, l'intervento dell'ammiraglia. De Paoli che adesso non sta dando una mano a Perez e difatti attende istruzioni dell'ammiraglia, è arrivato proprio in questo momento. De Paoli che adesso dovrà vedere per aiutare eventualmente Caucchioli o Gotti. Perez e De Paoli hanno 30 secondi sul gruppo Frigo e un minuto su Hamilton. Qual è il miglior momento di scattare per gli uomini di alta classifica? Ci chiede un telespettatore. Se uno sta bene deve scattare a 5 km dalla vetta del Pordoi, perché lì potrebbe fare la differenza. Ha già fatto 7 km di salita, il primo tratto è quello più facile, anche perché c'è un 400-500 metri dove possono andare su anche 30 all'ora. Ma gli ultimi 5 km, dopo il bivio del Passo Sella, lì la salita diventa abbastanza dura e quindi se uno sta bene deve partire lì, anche perché per arrivare al traguardo c'è solo salita e discesa, quindi uno da solo può anche arrivare. Con la maglia gialla, lo vediamo di spalle, Fernando Escartín. Non molla mai questo spagnolo che è salito in carriera anche sul podio del Tour de France. Maurizio. Sì, ed Hamilton lo vediamo in questo momento con Rasmussen e Sastre, sta per rientrare sul gruppo di testa, è a poche centinaia di metri, vedete, è già nella scia delle macchine, quindi prima della fine della discesa sarà già nel gruppetto di testa. Le ammiraglie avevano avuto l'opportunità di superare il gruppo in quanto il vantaggio era superiore al minuto, adesso verranno fermate dalla giuria, mancano 37 km al traguardo. Alessandro, ormai Hamilton lo vediamo in scia, eh? Eh sì, lo vedo, è un centinaio di metri insieme con un altro gruppetto, insieme con altri uomini, è un centinaio di metri dal gruppo di Dario Frigo, sta adesso effettuando il tornante, dunque sì, 100 metri e non più di 7-8 secondi si stanno fermando le ammiraglie, quindi di qui a poco rientrerà Hamilton. Era successa la stessa cosa anche l'anno scorso, Davide. Coloro che avevano un minuto e mezzo sul Fedaia, in discesa, erano rientrati. Tanto vedete che quella borraccia vuota prende in pieno, eccoci, il nostro operatore, perché l'ha buttata via, ma dal momento che era vuota è ritornato, comunque è restata sulla sede stradale. Hector Osvaldo Mesa ha lanciato la borraccia. I due colombiani della Formaggi Trentini stanno andando benissimo. Non dimentichiamo che sono entrambi neoprofessionisti. Qui siamo sui battistrada. Perez, Quapio e De Paoli, un messicano e un italiano. De Paoli è andato all'attacco inizialmente con altri 16 uomini dal chilometro 65, è rimasto solo sul Fedaia. In cima al Fedaia aveva 20 secondi su Perez, poi il messicano l'ha agganciato. Un minuto sul gruppo di Frigo che vediamo inquadrato dall'alto. Adesso terminerà la discesa, tra un po' ci saranno 4-5 km di strada, sì, in leggerissima discesa, ma dove venirà a spingere a fondo, poi Canazei e lì comincerà il Pordoi. E qui siamo su Eppner, aiutato da Kessler. Poi e c'è qui Popovic, Mizurov e Lanfranchi. Qui finisce l'avventura, il sogno di Eppner, il ritardo sarà intorno ai 2 minuti e mezzo circa e perderà altri minuti per da qui a Corvara. Alessandro,
Sta rientrando dunque il gruppo di Hamilton. In questo gruppo ci sono anche Marin, c'è Andrea Noè, c'è Franco Pellizzotti, c'è Di Mazzoleni, c'è mi sembra Dennis Lunghi, c'è il corridore della Formaggi Trentini, la Verde mi sembra, dovrebbe essere la Verde, sì. E c'è anche Manuel Garate. Perfetto, e ormai Hamilton ha annullato lo svantaggio. E vedete che De Paoli non tira, sta a ruota, aspetta consigli dall'ammiraglio, anche perché sa che Perez è comunque più forte di lui in salita, e quindi l'unica possibilità che ha è quella di sfruttare il lavoro del corridore messicano ed eventualmente aiutare un eventuale arrivo di Caucchioli o Cotti. Questi sono i primi due, in terza posizione, tutto solo a 40 secondi, c'è sempre Moreni. Hanno guadagnato qualcosa Perez e De Paoli, ma crediamo che Moreni presto verrà raggiunto dal gruppo, sì. Frigo. Hanno guadagnato perché, come hai visto, il gruppo di Frigo non ha spinto a fondo in discesa, e difatti Hamilton con i compagni di squadra è riuscito in pochissimi chilometri a riguadagnare un minuto, quasi un minuto che aveva di ritardo. Maurizio. Sì, ho controllato, hanno quasi un minuto e 30 di vantaggio i due battistrada sul gruppo che si era gruppato, anche Hamilton è rientrato, quindi abbiamo adesso un gruppetto abbastanza numeroso. ...1,50 per la maglia rosa, 1,25 per il gruppo Frigo Hamilton, che a questo punto fanno parte dello stesso plotone. Ha recuperato anche la maglia rosa e tra poco inizierà la salita verso il Pordoi. 1,25, questo è il vantaggio di Perez e De Paoli sui 23 inseguitori. Sono in 23, vero Alessandro, adesso? Esattamente, sono 23 uomini, adesso stanno rallentando perché stanno chiamando ad uno le proprie ammiraglie. Franco Pellizzotti ha recuperato e sta bevendo dell'acqua. Dennis Lunghi, sì, è lui, lo avevo visto bene. Poi c'è anche Ivar Gonzalez nelle ultime posizioni, si stanno rialzando e stanno chiedendo l'apporto, il supporto soprattutto delle proprie ammiraglie, dei propri direttori sportivi. A un chilometro da Canazei, Perez, Quappio e De Paoli. Addirittura adesso i gregari di Hamilton sono in testa a tirare, ovvero Rasmussen e Sastre. Von Driest. E rientra anche la maglia rosa. Heppner tra poco rientrerà sul gruppetto perché ha rallentato, ormai aspetteranno ad attaccare. Ma attenzione, Lunghi è scattato. Lunghi è uscito dal gruppo, il vincitore della tappa di Chieti, il biellese Dennis Lunghi. Forse un momento non proprio ideale, e infatti si porta Daniele Nardello alla ruota. E sai, lui non è uno scalatore, sa che comunque sul Pordoi non avrebbe nessuna possibilità di stare con i più bravi, quindi cerca di guadagnare qualche secondo per fare la salita del proprio passo e salvarsi, diciamo così. È rientrata anche la maglia rosa, dunque dovrebbero essere in 28-29 nel gruppo buono. Ecco il momento dello scatto di Lunghi in prossimità del passaggio a Canazei. Con la maglia rosa Popovic e Mizurov li vediamo in coda al gruppo. Adesso ci sono degli scatti, abbiamo notato quello di Dennis Lunghi, ci prova Engels. A ruota Mazzoleni e qui siamo su Hector Osvaldo Mesa. Dennis Lunghi, Nardello e Mesa. Hanno una decina di secondi di margine. Grande prova quella di Savoldelli. Davide. Sì, veramente, non aveva mai fatto una salita così dura, così brillantemente, a parte nel 99 quando arrivò secondo, quando vinse
La tappa di Borgo San Dalmazzo andò molto forte sul Fauniera, ma anche lì comunque arrivò in cima con 2 minuti e mezzo, 3 minuti dei primi, poi fece una discesa superlativa, riuscì a prendere tutti, a staccarli e a vinse anche quella tappa. Però da 2 anni non era più riuscito a tornare su quei livelli. Quest'anno ha cambiato squadra, è andato all'Index Alexia, una squadra a disposizione, partito molto bene in questo Giro d'Italia, terzo subito nel prologo e anche in salita ha dimostrato di essere tornato veramente forte. Quindi Savoldelli, con tutta la discesa che c'è oggi, potrebbe anche lottare per un secondo, un terzo posto, anche perché secondo me raggiungere Perez non è facile. Passaggio a Canazei, qui era posto l'Intergiro, siamo al chilometro 130, ne mancano 33. Perez, Quapio e De Paoli hanno cominciato l'ascesa verso il mitico Passo Pordoi, cima Coppi, 2239 metri d'altitudine. Coppi passò primo sul Pordoi nel 47, 48, 49, nel 1952 e nel 54. Altri atleti protagonisti sul Pordoi: Taccone, Bitossi, Galdos, Muñoz, Chiappucci, Conti, Marino Basso, Mottè, Chioccioli, Zaina nel 96. Queste le caratteristiche della salita. Un dislivello di 774 metri, lunghezza 12 km abbondanti, pendenza media del 6%, pendenza massima del 10%. È meno duro il Pordoi rispetto al Fedaia, però, considerato che i corridori hanno il Fedaia nelle gambe, bravo, tutto diventerà più difficile. E difatti nel Pordoi si può andare su con una media di 22, 21, 22 all'ora, una velocità decisamente più alta rispetto alle medie che possono ottenere sul passo Fedaia. Soprattutto il primo tratto è quello più facile o quello meno difficile. Adesso Perez sta andando con una 17, anzi adesso sta usando 53-19. La salita non è ancora durissima, ma tra un po' sarà costretto pure lui a mettere il 39. Daniele De Paoli, corridore di Pavia, professionista dal 1997, correva con Pantani, da quest'anno milita nella squadra Alessio. Ha 28 anni Daniele De Paoli, non è nuovo a impresa al Giro d'Italia, imprese relative, comunque un giovane che arriva nei primi 10 al Giro in 2 occasioni. Madonna di Campiglio e 7° ad Aprica. A te Fabretti. Credo, ma era piuttosto lontano che si è scattato Popovic, ha guadagnato una 50ina di metri nei confronti del gruppo, intanto crampi per Leon Maen che nel frattempo era rientrato. Vediamo adesso su questo tornante se è effettivamente così, cioè se Popovic abbia effettivamente preso l'iniziativa. Con lui sicuramente c'è Spezialetti e Daniele Nardello ed altri due uomini. Anche Lunghi aveva allungato, eh? Vediamo un pochino se... Scusa il gioco di parole, ma l'allungo di Lunghi non è Popovic. È un classico. Allora, 3 uomini al comando: Daniele Nardello, Gianni Faresina e Alessandro Spezialetti. E più avanti dovrebbe trattarsi di un uomo dell'Alessio, vediamo, ci avviciniamo, credo sia De Paoli che... No, Caucchioli. No, è Caucchioli, perché De Paoli è con Perez. Caucchioli allora, Caucchioli avanti. Dunque, Caucchioli ha una 20ina di metri di vantaggio nei confronti dei 3 uomini che ho appena citato. Quindi al primo chilometro di salita ha allungato Caucchioli, esatto. Lo vediamo inquadrato. Avanti a lui c'è Mesa di una 20ina di metri, dunque Mesa avanti a Caucchioli che è avanti ai 3 uomini. E avanti ancora a Mesa vedo Dennis Lunghi e Cristian Moreni. Dunque, ricapitolando, perché io stavo passando da indietro, stavo andando avanti. Dennis Lunghi, alla sua ruota c'è Moreni, quindi Mesa e Caucchioli. Quindi più indietro Nardello, Faresin e Spezialetti e indietro il gruppo di Dario Frigo. Adesso Dennis Lunghi sta allungando su Cristian Moreni. Caro Davide, oggi l'Alessio cerca di far saltare il banco. E con Caucchioli, questo ragazzo che abbiamo scoperto l'anno scorso, vinse 2 tappe al Giro d'Italia. La prima, ti ricordi, a Reggio Emilia, andò in fuga subito, dopo 2 chilometri c'era da scalare la salita che cominciava subito a Montecatini. Riuscì anche lì a raggiungere Perez, un altro protagonista di giornata, negli ultimi 10 chilometri e lo superò. Perez non riuscì neanche a stargli a ruota. Poi vinse la tappa di Sanremo ed arrivò tra i primi 10 in classifica generale. Ma già da dilettante era molto forte. Nel 98 arrivò 4° nel Giro d'Italia Baby, il giro vinto da Danilo Di Luca.
Al traguardo Intergiro i passaggi Perez, De Paoli, Moreni a 52 secondi, Lunghi a 1,20. Poi abbiamo visto che all'inizio della salita del Bordoi, oltre a Lunghi, sono scattati Moreni che aveva già un lieve margine, ma soprattutto Pietro Caucchioli, sesto in graduatoria generale a 1,20. E vedi che Hamilton si è messo in testa con i propri uomini perché, come abbiamo detto in precedenza, lui odia gli scatti, preferisce salire di un passo regolare, così i corridori hanno meno voglia di scattare, gli uomini di alta classifica. Hamilton che, secondo me, da quando ha cominciato a correre è sempre stato abituato a tirare, doveva scandire lui il passo per il proprio capitano Lance Armstrong, e quindi dal momento che il suo allenamento è sempre stato rivolto al lavoro di gregariato, preferisce salire del proprio passo. Maurizio, mentre chiedo ad Alessandro, vediamo altri uomini della CSC Tiscali. Adesso Hamilton a quattro gregari, sì. Oltre a Rasmussen e Sastre, chi c'è? C'è Cerezo e Garcia Alonso. Ma sul serio Hamilton, agli spagnoli intelligenza. Maurizio. Sì, lui deve continuare ad andare più regolare possibile, cercare di tenere un'andatura alta ma non troppo alta, quell'andatura che gli consenta di andare su senza piantarsi, perché a lui conviene perdere pochissimo o arrivare con i primi, perché ha a disposizione uno cronometro di 43 chilometri, lo ricordiamo, quindi fino adesso il cronometro è quello che è andato più forte, quindi ha tutto l'interesse a non scattare, andare regolare. E quando mancano 29 chilometri al traguardo c'è un uomo solo al comando, si tratta di Perez Quapio, il messicano ha staccato De Paoli, ma Caucchioli è uscito dal gruppo, quindi è una tappa assolutamente emozionante. Sigla, giro all'arrivo e poi torneremo in diretta. Bordoi, Julio Alberto Perez Quapio prova a fare ancora una volta il vuoto, cosa che gli sta per il momento riuscendo. La salita la conosce bene perché è arrivato con Simoni l'anno scorso in cima qui ed ha vinto lui, quindi il percorso lo conosce, non è certamente un problema di salita. Ha staccato nettamente il compagno di fuga, quale tra l'altro era parecchio che era fuori, e quindi anche per lui la fatica si faceva sentire. Adesso staremo a vedere. Perez Quapio è un corridore che è fuori classifica, è un corridore che vuole vincere la tappa, quindi non dovrebbe dare fastidio ai corridori di classifica lì dietro, che credo stanno facendo un'andatura relativamente tranquilla ma comunque un po' alta per non far partire nessuno. 2 minuti e 10 il vantaggio di Perez Quapio sul gruppo della maglia rosa. Nel mezzo ci sono diversi corridori: Mesa, Nardello, Faresin, Lunghi, De Paoli che si è staccato poco fa proprio dalla scia di Perez Quapio. 2:10 vedete il vantaggio e la CSC Tiscali scandisce il ritmo. Abbiamo detto prima che è opportuno provare a staccare Tyler Hamilton in queste tappe. Naturalmente c'erano riusciti sulla salita del Passo Fedaia, ma il grande lavoro di squadra della CSC Tiscali ha consentito a Hamilton di rientrare. Tu pensi che, naturalmente bisogna vedere, le energie ci possano riprovare, ci devono riprovare su questa salita oppure no? Ma chi ha un briciolo di energia e di volontà lo deve fare, deve provare, perché è un corridore importantissimo da staccare in questa fase. Ci sta provando Caucchioli, non sappiamo, non abbiamo più visto, non sappiamo se sta guadagnando o... 20 secondi di vantaggio su Frigo, su Evans e su Savoldelli. Secondo voi avrà Perez la forza di arrivare fino alla fine e vincere la tappa? Secondo Davide Cassani sì, avrà questa forza, anche perché sembra che il gruppo dietro si stia controllando a parte l'uscita di Caucchioli. Perché Perez in classifica ha un ritardo di 14 minuti e 29 secondi. Uno si domanda, ma come fa un corridore forte come lui in salita non può lottare per vincere un Giro d'Italia? Perché? Perché in pianura non riesce a stare davanti, è sempre ultimo, non può neanche contare sui compagni di squadra forti perché ne ha pochi ormai qui in corsa, e quindi è costretto a lottare solo per traguardi parziali, almeno per il momento. Alessandro Fabretti dalla corsa. La situazione è esattamente questa: al comando c'è Perez,
Perez Quapio naturalmente. A una quindicina di secondi c'è De Paoli, a 1 minuto e 10 Caucchioli, a 1:20 Lunghi, a 1:40 Mesa Mesa e Moreni, a 1:50 Spezialetti, a 2 minuti il gruppo della Maglia Rosa. Quindi Caucchioli, ci stai dicendo, ha guadagnato 50 secondi? Esattamente, nei confronti del gruppo. È a 1 minuto e 10 da Perez Quapio, a 1 minuto da De Paoli. Attenzione, perché Caucchioli con un'azione di questo tipo può anche andare a indossare la maglia rosa, se continua così. E può contare su compagni di squadra, perché davanti c'è De Paoli. De Paoli che saprà che Caucchioli è uscito e quindi adesso dovrà attenderlo e dargli una mano in questa salita. Alessandro, se possibile anche un'intervista con Cenghialta per capire se questa tattica era stata studiata a tavolino, perché stanno correndo in maniera fantastica gli uomini dell'Alessio. Caucchioli può contare anche su una testa di ponte come De Paoli, che era scattato in precedenza. E come vedete Taylor Hamilton non è in testa per fare ritmo, per fare selezione, ma solo per difendersi. Difatti tra un po', secondo me, cominceranno a scattare. Chi sta bene, non so, potrebbe tentare di andarsene Frigo, potrebbe tentare di andarsene Cadel Evans, qualche altro scalatore. Ma come vedete, delle volte i corridori si portano in testa non per attaccare, ma per difendersi. Quindi Taylor Hamilton con i propri compagni cerca di tenere addormentata la corsa. Alessandro, a te. Sono allora con Bruno Cenghialta, direttore sportivo di questa formazione, che ha scoperto le carte con Caucchioli, che ha guadagnato 50 secondi nei confronti del gruppo della Maglia Rosa. Sì, adesso vediamo a fine salita quanto sarà riuscito a recuperare sugli altri. Bisogna vedere poi adesso chi si muoverà, ma vediamo adesso. Potrà contare comunque sull'apporto di Daniele De Paoli, che sta facendo un ottimo lavoro. Eh beh sì, abbiamo fatto apposta di avere un uomo o due davanti che si trovasse adesso per dargli una mano. Abbiamo sempre lì comunque Gotti e Pellizzotti, che se dovesse succedere che non va in porto l'attacco suo, proveremo ancora con Pellizzotti. Una trasformazione per Pietro Caucchioli, l'anno scorso vincitore di 2 tappe, quest'anno quasi a sorpresa uno dei migliori della classifica generale. Ma è un ragazzo che comunque ha delle qualità ottime e lo sta dimostrando continuamente, ogni anno si migliora, ha un solo handicap che è la discesa, fa molta fatica a scendere, difatti Orvieto ha perso 1 minuto, però sta facendo dei passi notevoli. Ringraziamo Bruno Cenghialta. Intanto ha perso nuovamente contatto Marin, ha perso contatto anche Vladimir Duma e è in difficoltà Jaroslav Popovic. A voi. Primo piano per il protagonista di giornata per quanto riguarda la classifica generale. Davanti c'è sempre Perez Quapio, eccolo qui il messicano, ma Pietro Caucchioli oggi ha la grande opportunità di giocarsi il Giro d'Italia. Pietro Caucchioli è nato nel 75 a Bovolone, fisico da scalatore ma anche da passista, non è proprio uno scalatore puro, alto 1,75, pesa 64 kg, si è sposato 2 anni fa e riesce a conciliare lo studio con lo sport. Ha già sostenuto 11 esami di chimica farmaceutica Pietro Caucchioli. È in seconda posizione a 1 minuto da Perez e Quapio, ma quel che più conta, ha distanziato di 50 secondi diretti rivali per la classifica generale. Aveva cominciato molto male questo Giro d'Italia, si era classificato 157esimo nel prologo di Groningen a 45 secondi da Dominguez, poi anche a Limone era arrivato con un ritardo superiore ai 3 minuti, poi è riuscito a rientrare in classifica grazie a quella fuga di Varazze, quella che ha permesso ad Eppner di conquistare la maglia rosa, e lui in quel giorno riuscì a recuperare quasi 5 minuti. Ancora molto agile la pedalata di Pietro Caucchioli, mentre Cadel Evans, l'abbiamo visto qualche istante fa, ha messo alla frusta Andrea Noè. Cadel Evans capisce che questo è un momento critico del giro, capisce che se Caucchioli guadagna ancora secondi non lo si va più a prendere. Perez Quapio 2:15 sul gruppo Maglia Rosa. Argentin, sei sempre collegato? Sì, sono qui con Ardello e Popovic, che si stanno staccando dal gruppo del secondo gruppo in sostanza della Maglia Rosa. Ho capito, quindi Nardello, era anche normale, era in fuga sin da stamani, in fuga dal chilometro 65. C'è ancora Moreni, Sì. Quindi l'Alessio ha ancora 5 uomini, Pellizzotti, Moreni, Gotti e davanti Caucchioli. Moreno. Vede.
Sei sul gruppo Hamilton? Sono sul gruppo Hamilton, sì, appena dietro. Chi ti sembra più fresco degli altri? Vai avanti, Luigi. Ma adesso ci avviciniamo perché qui, sai, c'è una guerra, anche con una corsa anche con le moto, e quindi non è facile sempre trovare il varco giusto. Se adesso qua Luigi mi sente e riesce a risalire un attimino. Ecco, la maglia rosa si è staccata, la maglia rosa si è staccata adesso, magari la vedete anche voi, quindi. No, non stiamo vedendo, quindi. Ecco, si sta attaccando ed è da solo, non ha nessuno dei suoi compagni che lo aspettano, magari non c'è nessuno davanti. Secondo te, Davide, De Paoli adesso farebbe bene ad aspettare Caucchioli o deve salire del proprio passo? Deve aspettare Caucchioli, gli deve dare una mano, perché questa è una salita dove si sale a 20-22 all'ora, quindi è importante stare a ruota ed è anche un aiuto morale, psicologico, quindi io sono convinto che tra un po' De Paoli... Eccolo là, difatti vedete che Caucchioli sta per... Dovremmo vedere, eccolo, Caucchioli sta per riprendere De Paoli. Caucchioli vedete, e De Paoli, vedete quindi che due controlla... compagni di squadra adesso... si affiancheranno per inseguire Perez Quapio, ma ancora più importante guadagnare secondi su Evans, Frigo ed Hamilton. Ottima la pedalata di Caucchioli, vedete ha 85-86 pedalate al minuto, assomiglia un po' a Lance Armstrong come numero di pedalate. Alessandro, dici? Ho effettuato un altro rilevamento cronometrico, ebbene il vantaggio di Caucchioli nei confronti del gruppo di Frigo, per intenderci, è di 1 minuto e 10 secondi, dunque ha guadagnato ancora Pietro Caucchioli. Maglia rosa e virtuale a questo punto Pietro Caucchioli, dal momento che Heppner ha perso contatto. Maglia rosa e virtuale Pietro Caucchioli, che stamani era in sesta posizione a 1.20 da Heppner e a 32 secondi da Cadel Evans. Dunque Caucchioli ha più di un minuto adesso sui diretti rivali per la classifica generale. Continua la marcia di Perez Quapio. Maurizio, a te. Sì, questa azione stupenda, l'azione dell'Alessio che ha messo davanti De Paoli, adesso l'ha aspettato piano piano, non l'ha aspettato subito, perché Caucchioli ha dimostrato di andare molto forte in salita, quindi se l'avesse aspettato fosse all'inizio della salita forse sarebbe stato peggio, così va molto bene, sono quasi in cima alla salita, adesso vedete stanno Maurizio, tirando tutta, dimmi. Perez è a 4 km e mezzo dalla vetta del Pordoi. Sì, adesso vediamo con De Paoli che tira quanto riusciranno a guadagnare sul gruppo, anche se dietro adesso c'è la Mapei con Noè che sta tirando per Cadel Evans. La Mapei, diciamo Andrea Noè, perché Nardello ormai non ha più energia, ha fatto fin troppo il campione d'Italia. Il corridore che da dilettante ha vinto abbastanza, ma non ha visto tanto, intanto vediamo proprio Heppner in difficoltà, normale, aveva già accusato un po' di ritardo sulla pedaglia, grazie anche all'aiuto dei compagni di squadra, al compagno di squadra era riuscito a rientrare, ma ecco vedete che Caucchioli lascia De Paoli e si invola solo all'inseguimento di Perez, ma soprattutto alla conquista della maglia rosa. 25 km al traguardo per Pietro Caucchioli, 4 km e 7 dalla vetta del Pordoi. Tra Perez Quapio e Caucchioli, un minuto esatto. Eccezionale il corridore di Povolone. Comunque già alle prime corse Caucchioli fece benissimo. Io mi ricordo che passò professionista nel 99 e arrivò subito terzo in una prova a Maiorca. Erano i primi giorni di febbraio. E poi arrivò secondo in una tappa della Ruta del Sol. Fu battuto da Frank Van den Broek. E anche al giro... Sandro, tu dove ti trovi? In questo momento mi trovo nel gruppo di Dario Frigo ed è ancora Pellizzotti in difficoltà, con lui c'è anche De Los Angeles in difficoltà e dunque insieme con Pellizzotti e De Los Angeles, touching. Dunque una ventina di metri di ritardo per questi tre corridori quando stiamo transitando sotto il cartello dei meno 25 all'arrivo. E Hamilton? Hamilton è sempre lì nel gruppo di Frigo. È lì. Frigo, Savoldelli, Evans, quindi rimangono assieme. Sì, assolutamente. Stanno procedendo del loro passo. A 1 minuto e 20 adesso Caucchioli sul gruppo Frigo-Evans.
1.20. Maurizio. Caucchioli sta facendo una bellissima azione, spero che vada all'arrivo, e in ogni modo sta veramente facendo una bellissima azione, perché non è un'azione di sorpresa, è entrato in azione nel momento cruciale della corsa e sta salendo veramente bene da, da grandissimo campione. Tra Perez Quappio e il gruppo Evans 2.22, in mezzo naturalmente c'è Pietro Caucchioli che è a un minuto da Perez Quappio. Pausa per noi. Allora... Caucchioli, però questo è un attacco serio, quando ti dicevo che i distacchi, chi ha energie, vanno fatti sul Pordoi, eccoci qua, è un attacco veramente importante degli uomini di classifica. Allora, la situazione aggiornata, quando mancano circa 4 km alla vetta del passo Pordoi, Perez Quappio, un minuto di vantaggio su Caucchioli, 2.29 sul gruppo di Frigo, Cadel Evans, Savoldelli e Tyler Hamilton e Pavel Tonkov e Descartini che vediamo lì in fondo. Quindi 2.29, un bel vantaggio di Caucchioli, a 1 minuto e 29 a sua volta su Frigo e 3.32 sul gruppo della Maglia Rosa. E Noè sta facendo l'andatura, però mi sembra al limite, mi sembra molto stanco, è una buona andatura, sta cercando di contenere il distacco di Caucchioli, però anche lui non può fare gran, non può aumentare, l'ho visto molto 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 stanco. Adesso staremo a vedere per quanto tempo ancora riuscirà a fare questa andatura. Perez Quappio sembrava ancora tenere bene, adesso vediamo l'inerzia di questa tappa, se è dalla parte di Perez Quappio o di Caucchioli. Caucchioli che si è avvicinato molto a Perez. È di estremo interesse Julio Alberto Perez Quappio, il messicano alla caccia della vittoria di tappa. Pietro Caucchioli che vorrebbe indossare la maglia rosa dal momento che ha più di un diretti rivali. La terza gara nella gara è quella di Evans, Frigo, Hamilton e Aitor Gonzalez, che non vogliono perdere troppo terreno nei confronti dello scatenato veronese. Eccolo qui il gruppo nel quale c'è anche Savoldelli, a ruota di Savoldelli Gonzalez, poi Dario Frigo, c'è anche Mazzoleni, un gruppo comprendente una quindicina di unità. La maglia rosa è in crisi per Jens Heppner, 3 minuti e mezzo di ritardo, ha perso contatto anche Pellizzotti. Una tattica, quella della formazione Alessio, veramente notevole, può far saltare il banco del Giro d'Italia. Se dovesse guadagnare ancora Caucchioli si proporrebbe come uno dei favoriti per la vittoria finale. L'unico problema per lui è la discesa, lo ha detto anche Bruno Cenghialta, bravissimo in salita, bravissimo a cronometro, è arrivato decimo a Numana, ma il suo punto debole è la discesa. Il primo anno tra i professionisti era un disastro, ogni volta che trovava una discesa importante, tecnica, si staccava dal gruppo. Ha imparato, ha studiato, ha cercato di imparare dagli altri e adesso va molto meglio, però potrebbe perdere qualcosa soprattutto nel tratto in discesa. Il Pordoi è una discesa abbastanza tosta. Maurizio. E adesso Caucchioli a 1.30 sul gruppo di Cadel Evans. Continua a guadagnare il veronese. Alessandro, tu sei con Frigo ed Evans? Io sono con Frigo ed Evans, il gruppo sempre tirato da Andrea Noè, che sta facendo un lavoro straordinario per il suo capitano Cadel Evans. Le posizioni sono sempre le stesse: primo Noè, secondo Evans, terzo Savoldelli, quarto Aitor Gonzalez, quinto Dario Frigo, sesto Hamilton. Dunque il gruppo direi che sta procedendo secondo un'andatura ormai stabilita, siamo intorno a 20-25 km orari. Quanti sono? 15? C'è anche Escartin, no? Esattamente 15, c'è anche Escartin, è rimasto Ivan Gotti, c'è Mesa, c'è Pavel Tonkov, c'è Manuel Garate. Garate rimane vicino a Tom. È di Mazzoleni, insomma sono loro. Perfetto, ti ringraziamo. 2 minuti e mezzo da Perez Quappio, il ritardo di questo gruppo. 1 minuto e mezzo da Pietro Caucchioli. Caucchioli procede alla stessa velocità di Perez Quappio, rimane a 1 minuto e 3 secondi di ritardo quando ormai siamo in vista dei -2 alla vetta.
meno 2 chilometri. Sì, ancora 2 chilometri, ci sono adesso gli ultimi tornanti, Perez sale regolare molto forte, anche Caucchioli ha impostato un ritmo ottimo, sta guadagnando ancora nei confronti del gruppo, però se vogliono staccare Hamilton devono scattare, perché Hamilton preferisce le andature regolari, è stato molto bravo, intelligente, conosce i propri limiti in salita, è salito del proprio passo sul Fedaia e adesso è lì ancora con il gruppo dei migliori. Aveva dato l'impressione di aver la voglia di scattare Caucchioli anche sul Fedaia, però è riuscito a placare l'istinto perché si è reso conto che il tratto tra il Fedaia e il Pordoi sarebbe stato favorevole agli inseguitori, sì. Quindi ha aspettato il Pordoi per sferrare l'attacco. Argentin, sei con Caucchioli? Sì, sono dietro a lui, sta pedalando molto bene, è un rapporto abbastanza agile, però redditizio. Cosa usa, un 21? Ma davanti naturalmente a quella piccola è sul terzo rapporto, quindi non so se è partito con 26 o 25. Sì, è il 21 perché ha messo 21, il 25, sì. Come rapporto, ecco. Rapporto più agile. È il terzo, sì. Sì. Comunque sta pedalando bene, composto e corretto. Si è abbassata la temperatura qui sul traguardo e si fa sentire anche il vento, raffiche di vento. Giornata volge a un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Anche Perez il primo anno quando è passato era un disastro in discesa, si staccava sempre. Adesso se riesce a migliorare un po' la sua tenuta in pianura potrebbe lottare sì per la vittoria in un Giro d'Italia. In salita va veramente forte, solo che perde dei minuti e minuti in pianura, quindi non è che può fare il miracolo. Sullo sfondo il Sas Pordoi, queste montagne che hanno 300 milioni di anni. Poppi è sempre presente e lo sarà sempre dal momento che c'è anche un monumento a lui dedicato proprio in cima al Pordoi. Vedete proprio la differenza del modo di salire, no? Perez è uno scalatore, sale molto sui pedali, mentre Caucchioli è più un passista scalatore, è un corridore che va molto bene anche a cronometro e di fatto sta quasi sempre seduto, cerca di andare via il più agile possibile e in questa maniera riesce a ottimizzare la pedalata, quindi è proprio la differenza tra lo scalatore puro e il passista scalatore. Alessandro? Perché qui è terminato il lavoro di Andrea Noed, è scattato Cadel Evans, ha risposto immediatamente Dario Frigo, gli altri uomini sono rimasti a guardarsi, dunque Evans e Frigo una decina di metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Che carattere questo australiano, tra poco vedremo anche le immagini del terzo gruppo, qui siamo su Perez, andiamo a recuperare Caucchioli, poi ci dovrebbe essere ancora Dennis Lunghi con qualche decina di metri di vantaggio ed eccoci su Cadel Evans. Lunghi è stato raggiunto, sta per essere raggiunto in questo istante. Cadel Evans in prima persona dopo aver fatto lavorare per tutta la salita Andrea Noè si alza sui pedali e cerca di guadagnare qualcosa. Dario Frigo il primo a rispondergli. Ha fatto uno scatto di troppo sul Fedaia, ha cercato di reagire allo scatto di Perez, poi si è accorto che stava esagerando, è salito del proprio passo, si è messo nella scia di Dario Frigo come sta facendo in questo momento. È un corridore inesperto, un corridore che solamente da 2 anni corre su strada, commette errori ma sta dimostrando di essere un vero campione. Adesso è Frigo con una ruota a Cadel Evans. Savoldelli non ha dato alcun segno di cedimento, il miglior Savoldelli degli ultimi 3 anni. Riparte, cade Evans. Le pendenze non sono proibitive però, 6-7%. I tornanti aiutano, ti fanno un po' respirare, puoi mettere un rapporto leggermente più impegnativo, puoi andare su 23-24 all'ora. Adesso bisognerà vedere come reagirà Hamilton a questi cambi di ritmo, a questi allunghi. A meno di 1 chilometro dalla vetta Perez Quapio, cima Coppi, 2239 metri d'altitudine, eccolo il messicano, Maurizio. Sì, allora ho preso dei riferimenti al Garnier Gonzaga, Perez ha 1 minuto e 5 di vantaggio su Caucchioli
e il gruppo di Evans è transitato a 2.25, quindi ha ancora 1 minuto e 20 di vantaggio Caucchioli su Cadel Evans. Ed è stato raggiunto De Paoli, buonissima anche la sua prestazione, trampolino di lancio per Pietro Caucchioli, il forcing di Dario Frigo. Alessandro. E intanto ancora in difficoltà sia Escartin che Pavel Tonkov. Chi tiene a Frigo ed Evans? Tiene benissimo Paolo Savoldelli, anche Hamilton sembra aver trovato una buona cadenza, alle spalle di Hamilton Ivan Gotti, quindi Manuel Garati, in leggera difficoltà sia Eddie Mazzoleni che De Los Angeles, che Aitor Gonzalez, scusate. Quindi erano in 15, praticamente stanno rimanendo in 8-9, li vediamo allungati. Adesso a ruota di Frigo c'è Savoldelli, poi Cadel Evans e con il cappellino bianco un intelligentissimo Hamilton. Ha imparato tanto da Lance Armstrong, ha imparato ad usare lo sforzo, ha imparato ad allenarsi, ha imparato a conoscere le salite. Non dimentichiamoci che lui un mese fa è venuto qua, ha provato due volte questa tappa, ha provato due volte la tappa di Folgaria, conosce le salite ed è per questo che ha preferito salire del proprio passo sul Fedaia. In ammiraglia c'è il figlio di Bruno Reverberi, parlo dell'ammiraglia della Panaria Fiordo, questa squadra che ha sofferto molto nella prima settimana del giro con le vicende ormai note extraciclistiche, con l'inchiesta variale della procura di Brescia, con l'arresto di Chesini, la positività di Zakirov, il russo, poi l'avviso di garanzia perfetto, fuori tempo massimo Brown. Questo ragazzo messicano ad alzare le quotazioni della squadra emiliana. Vedete l'ammiraglia con a bordo Roberto Reverberi, figlio di Bruno Reverberi. Qui siamo su Caucchioli, dall'ultimo chilometro. Caucchioli che potrebbe perdere qualche secondo in quest'ultimo tratto nei confronti di Frigo, nei confronti di Cadel Evans. Sta tenendo Hamilton, anche se l'ho visto in leggerissima difficoltà, la mia impressione era quella. Ma ormai siamo in vetta al passo Pordoi, la montagna che da 2 anni sorride a Perez. Sullo sfondo la funivia velocissima che porta i turisti sino a 3000 metri d'altitudine, 500 metri alla cima Coppi per Caucchioli. Alessandro, qualcun altro in crisi? No, comunque Pavel Tonkov e Fernando Escartin hanno perso parecchio terreno nei confronti del gruppo che adesso è formato da 6 uomini sempre con Dario Frigo in testa. C'è moltissima gente qui sul Passportoi come anche l'anno scorso quando ha corso su Julio Alberto Perez Quattro. Veramente migliaia e migliaia di tifosi, devo dire estremamente corretti, hanno lasciato un canale per i corridori e i corridori stanno procedendo davvero molto bene, bravissimi, e complimenti ai tifosi del Pordoi. E adesso in difficoltà nuovamente Hamilton, anche Manuel Garate e Pavel e Ivan Gotti. Il ritardo di questi tre è una 20 metri, si è letteralmente piantato Hamilton, adesso sta prendendo nuovamente in mano la situazione e cerca di riportarsi sui tre. E Dario Frigo sui pedali con Savoldelli ed Evans. Ecco la frattura del gruppo degli uomini di classifica. Frigo, Savoldelli ed Evans rannicchiato sulla bicicletta. Sta soffrendo moltissimo l'australiano. Molto bravo Dario Frigo, forcing per lui. Altrettanto bravo Savoldelli che è riuscito a tenere la ruota di Frigo in questa salita e potrebbe tentare di andarsene nella discesa del Pordoi. Il passaggio di Caucchioli sul Gran Premio della Montagna è già avvenuto, cima Coppi, ormai 100 metri al passaggio anche per Frigo. Caucchioli era transitato a 1.24 da Perez, hanno guadagnato qualcosa Frigo, Evans e Savoldelli. Hanno guadagnato una 20 secondi sì, negli ultimi 3 chilometri. Aveva 1.5 Caucchioli su di loro. Normale, perché Evans e soprattutto Frigo hanno imposto un bel forcing. Adesso staremo a vedere. Hamilton è lì a pochi secondi, ma non è un drago in discesa. E vedremo se dovrebbe riuscire comunque a rientrare, almeno su Dario Frigo. È passato a Aitor Gonzalez. Qui siamo su Fernando Escartin, su Pereiro. Poi c'è Eddie Mazzoleni. Ormai siamo a 3 minuti dal passaggio di Perez e Quapio. E adesso potrebbe
scatenarsi Paolo Savoldelli, 10 km di discesa. Maurizio? Sì, da qua dalla regia riesco a vedere, c'è Paolo Savoldelli che sta scendendo in modo pazzesco, comunque Dario Frigo è a pochissima distanza da Paolo Savoldelli e penso che potrebbe fargli da punto d'appoggio, quindi potrebbe guadagnare del terreno su Hamilton. Qui Savoldelli guadagnerà tantissimo su Caucchioli. Alessandro, tu dove ti trovi? Io mi trovo alle spalle di Dario Frigo, dunque Paolo Savoldelli una ventina di metri di vantaggio nei confronti di Dario Frigo che sta scendendo veramente molto bene, ha perduto contatto Cadel Evans a una cinquantina di metri di rispetto a Dario Frigo e ancora più indietro tutti gli altri. Paolo Savoldelli affronta adesso... Lo stiamo vedendo, sì. Davvero straordinario, ma è lì Dario Frigo, eh. Bravo anche Dario Frigo e Cadel Evans cerca di tornare sui due. Mi ricordo Savoldelli nel 99 guadagnò 2 minuti nella discesa del Fauniera. Qui siamo su Töcznig, Rasmussen e Pellizzotti. Dunque Franco Pellizzotti oggi non è riuscito a tenere le ruote dei più bravi, 4 minuti e 15 il suo ritardo, ancora più indietro c'è la maglia rosa. Rimaniamo su Savoldelli che deve recuperare 1 minuto su Pietro Caucchioli. Potrebbe guadagnarlo 1 minuto su Caucchioli, è una discesa non proprio per discesisti perché ci sono questi tornanti, però Savoldelli guardate che roba, che traiettorie, riuscirà comunque a fare la differenza. Non è il Fauniera era terribile veramente per discesisti veri, quasi matti, ma comunque anche nel Pordoi può avvicinarsi a Caucchioli. Passaggio sul Pordoi anche per Rick Verbrugge che era stato uno dei primi a staccarsi sul Fedaia. Grande impegno anche per il belga. Alessandro, tu sei con Frigo? Io sono con Frigo che ha tenuto fino a questo momento il ritmo forsennato di Paolo Savoldelli, poi una curva pericolosa, leggermente perduto la ruota Dario Frigo, allora ha cercato di riprendere la bicicletta, adesso sta andando nel suo passo e quindi Paolo Frigo... Savoldelli se ne sta andando. Ecco, io infatti vedo la nostra telecamera proprio dietro Savoldelli e ecco. Frigo è lì, pochi secondi per Frigo. Ma mentre guarda, Evans dov'è? Guarda, Evans adesso si sta riportando su Dario Frigo, dunque Paolo Savoldelli a una cinquantina di metri Dario Frigo, ci siamo dovuti fermare insieme con Massimo Valeri, il nostro motociclista, per far passare Cadel Evans che sta raggiungendo Dario Frigo, probabilmente ha avuto un pochino paura su quella sbandata Frigo, allora leggermente rallentato. Fa freddo Alessandro perché no. Qui sul traguardo la temperatura è calata, eh? Beh, calcolando che la cima Coppi è un freddo relativo, certo non siamo al mare però non è freddissimo, no? Ok, 6 minuti nel frattempo per Jens Heppner, il ritardo della maglia rosa, dunque il tedesco dopo 11 giorni cederà il simbolo del primato, non sappiamo ancora a chi, forse a Pietro Caucchioli, forse a Cadel Evans. Argentin, Moreno è impegnato, sto vedendo Savoldelli che sta venendo giù come un pazzo naturalmente. Tu sei con Caucchioli, vero? Adesso sto rallentando e mi sto facendo raggiungere da Savoldelli. E adesso quanto avrà? 20 secondi? 25 ma o meno? Forse una trentina sicuramente, non di più perché in discesa sai è più lungo la vista. Comunque lo sta vedendo, ecco. Se mi metto dietro adesso... Ce l'ha nel mirino. Tu hai il giubbino rosso, Moreno? Io ho il giubbino rosso. Ok, sì. Allora ti ha appena passato Savoldelli. Sì, appena adesso. Sì. Siamo... Si è messo in una posizione dietro la sella che non lo so, non l'ho mai visto così. Comunque si vede che sta giocando tutto. Tanto guardate anche come l'approccio alla curva, le traiettorie, molto più incerto Caucchioli, sicurissimo Savoldelli, in discesa non arriva. Ma mentre oggi... mi sta stupendo Evans, sappiamo che tutti coloro che facevano mountain bike avevano difficoltà in discesa, mentre Evans è riuscito a portarsi su Frigo. Maurizio, hai cronometrato? Sì, ho cronometrato Paolo Savoldelli, adesso si è portato a 35 secondi da Caucchioli.
Il problema di Evans è soprattutto quando c'è il gruppo che scende, quando invece è da solo, comunque con pochi corridori, riesce a impostare le proprie traiettorie, riesce comunque ad essere competitivo. Il problema sorge quando le discese vengono affrontate in gruppo, dal momento che lui non è abituato, lui correva in mountain bike, di solito faceva queste discese, o meglio sentieri in discesa da solo, e quindi in questo caso il gap, la differenza non è tantissima, e poi sta imparando e anche in fretta. Alessandro, tu sei con Frigo? Sì, ma attenzione perché a un centinaio di metri adesso vedo Manuel Garate che sta rientrando insieme con Hamilton e Aitor Gonzalez. Dietro di loro c'è Daniele De Paoli. Guardate che Cadel Evans scende bene, benissimo, sì. Grandi traiettorie, credo sì. Anche meglio di Dario Frigo. Sì, perché è da solo, quindi riesce comunque a impostare molto bene le traiettorie. Alessandro, hai l'impressione che Savoldelli stia guadagnando su Frigo o sono lì? A 10 ma io, secondi. Io francamente pensavo che Paolo Savoldelli li potesse guadagnare di più, sono a non più di 7 secondi. Alessandro, sì. Questa non è una discesa per kamikaze, perché comunque i tornanti possono essere affrontati a 36, 37, 38 all'ora, non puoi fare la differenza. Sì, Savoldelli può fare la differenza quando le curve sono cieche, Davide, quando bisogna affrontarle 90 all'ora. Davide, sì. Però non è un caso che anche Hamilton, Garate e Aitor Gonzalez stiano recuperando anche nei confronti di Savoldelli. Sì, perché comunque bisogna spingere, perché nei tornanti non puoi fare grosse differenze, le differenze le puoi fare in quelle curve come abbiamo visto in questo momento. È uscito lungo Paolo Savoldelli nel tornante, qui siamo su Perez Quapio, non dimentichiamoci di Julio che sta facendo un'azione delle sue, un'azione d'altri tempi, è fuori classifica Perez Quapio, ha 14 minuti da recuperare, dunque non lotterà per il primato Perez Quapio, ma solamente per la vittoria di tappa. Non è un eccelso discesista, mentre Caucchioli ha rischiato di finire fuori strada. Eccolo qua, Paolo Savoldelli, siamo ormai in vista di Arabba, ancora pochi chilometri di discesa, poi l'ultima salita di giornata, il campo longo, 4 chilometri. Prima la Val di Fassa, adesso ritorniamo nella valle di Fodom, Porta Vescovo. Quindi passo di campo longo, c'è ancora salita, e conclusione in Val Badia a Corvara. Tanto vediamo Caucchioli, traiettorie non correttissime, abbastanza rigido, insicuro, però oggi sta tentando il colpo della vita, sta tentando di conquistare una maglia rosa. Tanto qui vediamo Savoldelli, 33 secondi il ritardo di Savoldelli su Caucchioli. Ha recuperato quasi un minuto. A te Alessandro. Tanto Garate si è riportato su Evans e Dario Frigo. Bravissimo il corridore della Lampedeiche. Hamilton? Hamilton è a una cinquantina di metri insieme, ripeto, con Aitor Gonzalez. Quindi potrebbe rientrare? Sì, credo di sì. Eccolo, lo vediamo in questo momento. L'americano e lo spagnolo, capitani rispettivi della Kelme Costa Blanca. Mancano 12 chilometri all'arrivo? Sì, 12 chilometri più o meno. Ecco. Campo longo, diciamo che è la salita Arabba meno dura, misura 3 km e 9, pendenza media del 7%, e pendenza massima dell'11. Siamo da Arabba e comincia la salita di campo longo. Come al solito rapporto lunghissimo. Vedete che Perez tutte le volte che comincia la salita lo fa con dei rapporti lunghissimi, poi piano piano trova il ritmo, trova la cadenza e mette un rapporto un po' più agile. Alessandro. Intanto cerca di andarsene Manuel Garate, mentre Hamilton si sta portando su Evans e Frigo. Qui siamo sul terzo, ovvero Savoldelli. Davanti a lui ci sono Perez Quapio e Caucchioli. Maurizio. Sì, allora Perez Quapio a 1,25 su Caucchioli e 1,50 su Savoldelli. Quindi Perez ha fatto comunque una buona discesa. 10 km al traguardo per il messicano Julio Alberto Perez Quapio. Attaccato sul Fedaia, sul passo di Fedaia. Ancora 4 km di salita e poi 6 discesa. Adesso deve... Mamma mia! Inizia già ad esultare Julio! Pensa quanto sta bene. Incredibile, guarda, col sorriso tra le labbra sale il campo longo dopo aver fatto Staulanza, dopo aver fatto Fedaia, dopo aver fatto il Pordoi. Straordinario!
un'immagine veramente bella. Guarda, rivediamo proprio questo momento. Si volta, si rivolge a Reverberi, suo direttore sportivo, e dice: non mi prendono più. Bene anche Caucchioli, che anche lui ha cominciato la salita. Breve pausa. Se puede, se puede! Fantastico, poi... È cominciata la salita del campo longo anche per Pietro Caucchioli. Sull'ammiraglia vediamo Dario Mariuzzo, l'altro direttore sportivo della Alessio. Caucchioli che può ancora conquistare la maglia rosa, lo ricordiamo, Perez è lontano in classifica, quasi un quarto d'ora, mentre il distacco di Caucchioli... Irraggiungibile Perez Quapio, si mantiene sul minuto e mezzo il suo vantaggio. Vediamo Savoldelli, era 1,25 per Caucchioli, qui siamo in meno 10 chilometri. Moreno Argentin, tu dove sei adesso? Savoldelli lo sta vedendo Caucchioli e sta salendo con il rapporto con la volantina davanti più piccola, però un bel passo, un bel passo. Com'è stata la discesa? Mi sono giunte notizie di urla da parte tua. No, con Luigi qua andiamo benissimo, ci è andata via, a dire la verità, la ruota dietro. Ah, ecco, curva. Qualcosa però, è successo. Però siamo riusciti indenni e senza problemi. Vediamo Garate con Frigo, Evans e sta agganciandosi anche Tyler Hamilton. Alessandro. Anche a Itor Gonzalez, volevo segnalare proprio questo, abbiamo da poco superato il cartello di meno 10 all'arrivo, siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna, il gruppo di Dario Frigo è formato dunque adesso da 5 corridori. Hamilton è riuscito a rientrare ma potrebbe staccarsi ancora su questa salita breve ma arcigna, ci sono delle pendenze anche intorno al 10% soprattutto nei primi 2 o 3 km. E tutte le scritte sull'asfalto, o meglio la maggior parte delle scritte, sono dedicate a Caucchioli. Come vi abbiamo detto in apertura di telecronaca, Pietro Caucchioli aveva dato appuntamento ai suoi tifosi veronesi qui sul campo longo, evidentemente si sentiva in condizioni buone, pensava di attaccare, di farcela, di guadagnare secondi, quindi ha detto ai suoi tifosi: non venite sul Fedaia o sul Pordoi, ma aspettatemi sul campo longo. E lì sta passando in seconda posizione. Dopo essere arrivato 46esimo nella classifica generale del Giro del 99, dopo essere stato 85esimo nel 2009 l'anno scorso, adesso è qui a lottare per una maglia rosa. Nonostante sia relativamente giovane Caucchioli, perché del 75 compirà 27 anni in agosto, è già il suo quarto Giro d'Italia. Savoldelli è lì a 20 secondi. Eccoci su Jens Heppner. Ormai non si contano più i minuti di ritardo del tedesco. Maurizio. E un altro che sta facendo una bellissima prova è Manuel Garate, che adesso sta passando in testa al gruppetto assieme a Frigo, è andato regolare sulla marmolada, è rimasto con i primi del Pordoi e nella discesa del Pordoi è riuscito a portarsi su Frigo e adesso lo ritroviamo assieme a Cadel Evans e Hamilton. Garate dunque è riuscito a sopravanzare Tonkov nella gerarchia della formazione. Tonkov a inizio giro era capitano, Garate strada facendo si è conquistato i gradi e sta dimostrando di essere un atleta completo. Sempre Perez, rapporto lunghissimo. Probabilmente è rimasto vittima di una caduta Jens Heppner, vediamo un'escoriazione sul gomito del tedesco, qui torniamo su Caucchioli. Alessandro, sempre 20 secondi in ritardo di Savoldelli, mentre il gruppo Frigo... Guarda, stiamo transitando adesso accanto al cartello dei meno 9 all'arrivo, sempre con Dario Frigo in testa, Hamilton alla sua ruota,
dietro c'è Evans, quindi Aitor Gonzalez e chiude Manuel Garat. Attenzione perché potrebbe scattare Cadel Evans, ha provato ad uscire, a venire fuori, ma probabilmente non ha avuto la forza e allora si è rimesso in fila. La grinta dell'australiano, non avrebbe voluto mollare nemmeno Perez Quapio sul Fedaia, no. Poi evidentemente ha pensato che lui puntava la maglia rosa, mentre Perez Quapio si poteva anche lasciare andare. Già lì ha fatto un piccolo errore, non doveva neanche rispondere al primo scatto, vedete che intanto sta mangiando, lo ha fatto anche in cima al Pordoi, difatti ha trovato qualche difficoltà nei primi chilometri della discesa, poi adesso sta continuando a mangiare zuccheri perché mancano pochi minuti alla conclusione della tappa, si consuma tantissimo, il più fresco mi sembra Dario Frigo, tra gli inseguitori. In cima al passo di Campolongo mancheranno 6,5 km al traguardo. La discesa tra il Campolongo e l'arrivo di Corvara è morbida, una discesa con asfalto molto, molto nuovo, quindi non dovrebbero esserci difficoltà per i corridori. Il messaggio di un telespettatore che evidentemente ha acceso la TV in ritardo oggi, Pantani, che fine ha fatto ci chiede, si è ritirato al chilometro 105. Abbiamo proposto anche le immagini di Pantani che saliva sull'ammiraglia della Mercatone 1. Un brutto giro per Pantani. Maurizio. E Savoldelli sta salendo molto bene perché si è portato a 15 secondi da Caucchioli, mentre il gruppo è transitato, il gruppo di Frigo è transitato a 40 secondi da Caucchioli. Quindi ancora maglia rosa virtuale per Caucchioli, dal momento che il suo ritardo nei confronti di Cadel Evans è di 32 secondi. 7 chilometri all'arrivo per Julio Alberto Perez Quapio, che ormai è in vista della cima, 1875 metri d'altitudine del passo di Campolongo. Savoldelli potrebbe recuperare nella discesa finale Caucchioli, potrebbe anche agganciare il veronese. Se arriverà su con un ritardo di 20 secondi, 25, potrebbe riprenderlo, perché la discesa del Campolongo è un po' più insidiosa rispetto a quella del Pordoi, anche se naturalmente è più breve. Savoldelli ha ormai Caucchioli a portata, lo vede, è a 200 metri. Sesto Giro d'Italia per Paolo Savoldelli. Tredicesimo già nel 97, poi nono nel 98, secondo nel 99, 24esimo nel 2000 e 14esimo l'anno scorso. Vedendo Savoldelli siamo ringiovaniti di 3 anni, erano tre anni che non si vedeva un Paolo Savoldelli in queste condizioni, con questa voglia di lottare. Bravissimo Paolo Savoldelli, un anno opaco, quello appena trascorso alla Saeco, ha cambiato squadra, è passato alla Index, ha trovato nuove motivazioni. Sta lottando per il primato in questo 85esimo Giro d'Italia. Vediamo Savoldelli quanto ha da recuperare su Caucchioli, sempre un 200 metri, meno di 20 secondi. Vediamo dietro se Frigo riesce a fare la differenza. No, non riesce per il momento, stanno salendo. Sono lì però, Sì, stanno guadagnando nei confronti di Savoldelli, stanno guadagnando nei confronti di Caucchioli e Hamilton è sempre lì, intelligentissima la sua tattica. Mi ha impressionato Tyler Hamilton, in difficoltà sul Fedaia, si poteva pensare che andasse alla deriva, invece ha convocato i propri compagni di squadra, sono stati bravissimi sia Carlo Sastre che Rasmussen, poi sono intervenuti anche Cerezo, Garcia Alonso. Sul Pordoi ha tenuto duro l'americano e adesso sarà difficile staccarlo. Ancora poco, poi saremo in cima al Campolongo. La vetta è qua, 6 km all'arrivo, tutta discesa o quasi. Ha guadagnato un sacco di punti per il Gran Premio della Montagna Perez. Oggi sarà maglia verde. Sì, sarà la nuova maglia verde. Lui che aveva vinto la classifica dei Gran Premio della Montagna tra i dilettanti l'ultimo anno, prima di passare professionista. È passato sul GPM Perez, aveva 1 minuto e 24 ai 10 dall'arrivo, quindi all'inizio della salita praticamente. Vediamo se Caucchioli ha guadagnato o ha perso nei confronti del messicano. Sempre Savoldelli in terza posizione, 500 metri Gran Premio della Montagna, in difficoltà Aitor, Gonzales e Garate. Alessandro,
Ti sembra che Frigo abbia guadagnato su Savoldelli? Esattamente, Savoldelli ha sicuramente perduto, ormai siamo a 10 secondi da Savoldelli. Il gruppo è formato in questo momento da Frigo, Hamilton e Cadel Evans che si alza sui pedali, stanno perdendo contatto, come avete detto voi, a Aitor Gonzalez, che però sta cercando di rientrare insieme con Manuel Garate. Ecco qui dunque nuovamente il gruppetto formato da 5 uomini. Occhioli sta per arrivare sul campo longo. Gli ultimi 300 metri sono i più facili, vedete Mariuzzo che lo rincuora, gli dice dai che ce la puoi fare, dai che puoi prendere la maglia rosa. Invariato, era 1.24, quindi sono saliti alla stessa velocità Perez e Caucchioli qui sul campo longo, 1.26. Adesso sarà interessante vedere il distacco di Savoldelli, ma soprattutto quello di Frigo, Hamilton ed Evans. Lo riprende, sì. 1.36, quindi solamente 10 secondi per Caucchioli su Savoldelli, ma arrivano anche gli altri. Frigo, Hamilton, Evans, Garate e Aitor Gonzalez. 1.47. Però Savoldelli potrebbe non farsi riprendere, mentre lui potrebbe prendere Caucchioli e lottare e arrivare secondo. Perché adesso ci sono 1000 metri di strada in discesa ma senza curve e poi comincerà la picchiata verso Corvara. Infatti, vedete? Non è più maglia rosa virtuale, no. Caucchioli. No, hanno recuperato dietro. Era riuscito ad acquisire un margine di 1 minuto e mezzo su Frigo e Company il veronese, poi ha perso tutto nella discesa del Pordoi. Tra questi 5 corridori il più forte in discesa si è dimostrato Garate, mentre vedete che Frigo cerca di sfruttare questo tratto rettilineo, vedete che... Questa la generale di stamattina, Eppner, Evans, Hamilton, Frigo, Gonzalez, Caucchioli, Escartin e Savoldelli. Tutti presenti ad eccezione di Escartin ed Eppner. Escartin però non dovrebbe avere un ritardo, no, considerevole, 1 minuto giù di lì. Eccolo qua, Perez verso la seconda vittoria di tappa in questo giro. Avevamo imparato a conoscere Giulio Alberto Perez Quapio l'anno scorso nella tappa di Montevergine, anche in quell'occasione era da solo al comando, gli si ruppe la catena a 4 km dal traguardo. Personalmente assistetti e commentai la prima vittoria di Perez in Italia, eravamo al trofeo dello scalatore a Sant'Anna di Vinadio, quell'arrivo che poi non c'è mai stato al Giro d'Italia, ma sì, il trofeo dello scalatore si è vinse da solo proprio Giulio Alberto Perez Quapio, guadagnava circa 3 milioni al mese Perez, quindi era il minimo dello stipendio. Siamo su Savoldelli, vediamo quanto ha su Frigo, 100 metri, non di più, Maurizio. Sì, il gruppetto dietro secondo me si riporterà su Frigo, perché avete visto tutta la prima parte del campo longo è rettilinea, non ci sono curve, dietro sono in 5 e sicuramente riescono a fare molta più velocità che un corridore da solo. Però tra un po' cominceranno le curve, Maurizio, no? Quindi se riuscirà a tenere questi 50 arrivano, però potrebbe guadagnare adesso, perché cominciano a riguadagnare adesso Savoldelli, perché cominciano le curve, mentre potrebbe perdere qualcosa anche Caucchioli. Sono passati altri corridori sul campo longo, Gotti a 2.30 e Escartin a 2.45 con Pereiro e Mazzoleni. Dunque Escartin perde circa 1 minuto rispetto a Frigo e Evans Hamilton. 100 metri di ritardo di Savoldelli nei confronti di Caucchioli, ecco qui comincia il tratto più impegnativo, discesa ripida, tante curve, mentre per Perez ormai mancano un paio di chilometri, qualcosa in più. Aveva cominciato ad esultare già a 10 km sì, al traguardo, dunque può stare sereno. Evans si mantiene nella scia di Garate, di Hamilton e di Frigo. E là davanti c'è Paolo Savoldelli. Se Caucchioli riuscirà a guadagnare 32 secondi su Evans, vestirà la maglia rosa. Non dimentichiamo che ci sono gli acquoni oggi. Sì, io 12 al primo, 8 al secondo. Al secondo e 4 al terzo. Vedete che Caucchioli e Savoldelli sono lì a 50 metri e dietro 50 metri anche il gruppo di Frigo. Adesso la macchina dovrà spostarsi. Macchina della giuria.
È Aitor Gonzalez a disegnare le traiettorie nella discesa conclusiva verso Corvara. 3 chilometri al traguardo per loro, mentre ai meno due Perez Quapio. Potrebbe adesso guadagnare qualcosa Savoldelli, ormai in vista dell'ultimo chilometro. È migliorato il messicano, sì, in discesa. Molto migliorato. Ecco Savoldelli che sta per riprendere Caucchioli. Qui Savoldelli e Caucchioli lottano per la seconda moneta. La discesa termina all'ultimo chilometro, poi gli ultimi 300-400 metri, leggera salita. Vedete la differenza di traiettorie, di velocità. Adesso Savoldelli supererà Caucchioli e cercherà di staccarlo. Caucchioli aveva fatto il vuoto nella salita del Pordoi, però ha perso quel minuto di vantaggio abbondante nella successiva discesa. È nell'abitato di Corvara ormai Julio Alberto Perez Quapio. Una fuga la sua, durata 50 chilometri. E vedete che Savoldelli ha già dato 100 metri, qualcosa di meno, a Caucchioli. Il miglior scalatore del Giro d'Italia è questo ragazzo messicano. Irraggiungibile Perez Quapio. A un minuto abbondante su Caucchioli e Savoldelli. Qui siamo sul gruppo Frigo. Caucchioli che sta per essere ripreso anche dal gruppo Frigo. E ormai è fatta. E al limite delle 5 ore di gara, Julio Alberto Perez Quapio. E ai 600 metri finali. Gustatela tutta, Julio. Te la sei meritata questa vittoria. E un giorno o l'altro, chissà, potresti anche lottare per la maglia rosa. Basterà migliorare un po' a cronometro e crederci. Ultima curva per lui. Adesso questi 300 metri, leggerissima salita, ma ormai è roba da ridere. E dopo Giupponi, Vona, Argentin e Chiappucci qui a Corvara in Badia. Va a vincere uno straniero che ormai vive da anni in Italia, vive sul lago di Garda, l'abbiamo adottato, Julio Alberto Perez Quapio. Il primo tappone dolomitico è il suo, si festeggia sulla miraglia. Savoldelli guadagna qualche secondo, Savoldelli, gli 8 secondi di abbuono e anche una decina, potrebbe guadagnare una decina nel... Vedete Savoldelli in discesa ha raggiunto Caucchioli, ha guadagnato all'ultimo chilometro, Savoldelli va ad agguantare una preziosa seconda posizione. Paolo Savoldelli tornato ad alti livelli. Nessuno ha mai messo in dubbio la classe dell'ex Tagliaboschi bergamasco. Secondo me aveva perso anche un po' di voglia di correre l'anno scorso. Paolo Savoldelli secondo, terzo Frigo, quarto Garate, quinto Aitor Gonzalez, sesto Hamilton, settimo Evans e ottavo colui che ha giocato la carta per vincere il Giro, ovvero Pietro Caucchioli. Gli è andata male, ma dobbiamo fargli un applauso grossissimo. A te Alessandra, mentre stanno arrivando Gotti e Pereiro. Siamo con Paolo Savoldelli. Sì, cosa vuoi sapere? Stamattina mi avevi detto, oggi si vedrà tutto sul Fedaia. Sono molto contento perché in salita sul Fedaia sono riuscito a restare coi primi. È la prima volta che ce la faccio, di solito mi staccavo a 3-4 km dalla cima. La gamba era buona, sono andato via in discesa anche se non ero lucidissimo. E sull'ultima salita qua avevo un po' di crampi, dovevo gestirmi un po' perché avevo paura di fermarmi in mezzo alla strada. Un giro che ti rilancia dopo un anno difficile, Paolo? Ma ho passato 2 anni che dopo la caduta di quel giro non riuscivo più a spingere, avevo sempre mal di schiena, male una gamba. Adesso quei problemi lì non ci sono più. Mi è dispiaciuto quei 2 anni lì per la Saeco che si è sempre comportata bene con me e non sono riuscito a ottenere i risultati che
ci attendevano e ho voluto cambiare un po' aria per... Cadel Evans, maglia rosa. Con 16 secondi su Dario Frigo, 18 su Taylor Hamilton. 24 su Aitor Gonzalez. Heppner deve ancora tagliare il traguardo. Un giro bellissimo ed estremamente incerto. E domani ci saranno altre montagne, un'altra tappa da non perdere. Sta arrivando Andrea Noè. Hanno già tagliato il traguardo Ivan Gotti e Mazzoleni. Ci sono sei corridori nello spazio di 48 secondi. Evans, Frigo, Hamilton, Gonzalez, Caucchioli. Ha dell'incredibile questa situazione in classifica generale. Anzi, dopo poi... tanto patire, Davide, con l'estromissione di Garzelli, poi di Simoni, con la squalifica di Francesco Casagrande, sembrava dovesse procedere in maniera cattiva questo giro, invece come sempre i corridori fanno la gara. Questi ragazzi fino alla vigilia quasi sconosciuti, vedi Cadel Evans, vedi Caucchioli, vedi Aitor Gonzalez, sono lì a giocarsi la maglia rosa in una manciata di secondi. Sì, come dicevo, no? Sei atleti nello spazio di 48 secondi. Evans, Frigo a 16 secondi, Hamilton a 18, Aitor Gonzalez a 24, Caucchioli a 32 e Paolo Savoldelli a 48. Taglia il traguardo adesso Rick Verbrugge. 4 minuti scarsi il ritardo del belga. Anche Verbrugge con un po' più di convinzione potrebbe un giorno o l'altro lottare per una grande corsa a tappe. Deve crescere un po' di più nelle salite lunghe, nelle salite difficili. Riesce a difendersi nelle altre, ma salite come il Fedaia non riesce ancora a superarle. Qui siamo su Jens Heppner. Ecco la classifica generale. Evans 73 ore 9 minuti e 23 secondi, Frigo, Hamilton, Gonzalez, Caucchioli, Savoldelli e Garate. Forse solo Escartin lo escludiamo dal momento che il cronometro non va, ma tutti gli altri possono davvero ambire a vincere questo giro. Sì. Ancora due tappe decisive, ci sarà domani altro tappone con il Gardena e il Selle in partenza, poi il Santa Barbara, una salita molto lunga, difficile e selettiva come ci ha detto prima Maurizio Fondres, e poi l'arrivo a Folgaria, Passo Coe, altri 20 km di salita. È l'ultimo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. Sono arrivati De Los Angeles, spagnolo della Kelme, e Mizurov, il kazako della Mercatone 1, mentre il messicano Perez è già sul podio premiazioni. Qui siamo su Pellizzotti, ha deluso oggi comunque bravo il corridore di Bibione, ma non si è può giovane. Certo dire che abbia fatto un giro al di sotto delle attese, anzi al secondo anno come professionista, ha tempo per migliorare, avrà ancora molte occasioni per mettersi in luce. È il primo Giro d'Italia per lui, quindi è normale che in una tappa del genere abbia accusato un po' la fatica. È la terza settimana, è stato un protagonista fino a ieri, quindi sarà un sicuro protagonista nei prossimi anni, ne sono sicuro. Anche Scarponi, che sta arrivando in questo momento. C'è anche Cioni, c'è Kessler, c'è Popovic, c'è Moreni. Ecco la maglia rosa. Ormai ex Jens Heppner, corridore dell'ex Germania Est, che per 11 giorni ha vestito il simbolo del primato. Sono ormai ai 100 metri dal traguardo. Scarponi con Lanfranchi, Kessler, Faresin, Cioni, Heppner, Moreni e Jaroslav Popovic. Io, Davide, mi sposto allo studio del processo alla tappa. Se c'è collegato, certo, già Alessandro Fabretti, può cedergli la linea.